Comunque, buongiorno a tutti. Siamo al nono incontro del corso di decorazione e di metodologia della progettazione. Quattro. Questa mattina ho il piacere enorme di ospitare un vecchio amico che non vedo da un po' di tempo. Quindi, il lato buono della pandemia è quello di fare una chiacchierata a distanza. Sempre nell'ottica poi che questa cosa sia proficua per gli studenti, e secondo me lo sarà. Abbiamo Nicola Verlato, cosa dire di Nicola? Anzi, lo sviscereremo in questo incontro. Cioè, Nicola è una personalità poliedrica, assolutamente. Nasce a Verona nel 65, però. Ti diplomi, ho scoperto che ti diplomi al Conservatorio del Liuto, dipingi disegni da sempre, hai fatto l'Università di Architettura a Venezia, hai vissuto sì a Venezia, sì a Milano, sì a New York, poi Los Angeles e poi adesso in questo momento stai a Roma. Sì. E sei, diciamo, l'anello di congiunzione tra. Sei perfetto per questo corso, no? Perché in realtà questo corso è metodologia della progettazione, no? Ah, E sei ok. proprio l'anello di congiunzione tra un certo tipo di pittura, diciamo, classica, fondamentalmente la possiamo adesso, anche, poi dopo sono territori pericolosi, no? Oh, no, io sono Definire queste assolutamente robe qui. classica. Però in realtà ti avvali di una serie di tecnologie per arrivare poi al quadro che sono tecnologie del XXI secolo, anche se poi c'è un rimando con un certo tipo di, no, di camera prospettica rinascimentale. Però proprio seguendo anche il tuo profilo Instagram, proprio recentemente hai fatto anche una serie di NFT. Sì. Quindi in realtà c'è proprio una sorta di percorso che secolare che in qualche modo a cui la tua arte attinge di fatto. Quindi insomma non sei uno di quei pittori, citazionisti, anacronisti, insomma anche un po' che hanno fatto, no, quell'epoca lì. Certo, certo. E io ti ho. Io partirei da quando ti ho visto per la prima volta dal vivo, cioè quando ho visto il tuo lavoro, e che è stata la fine degli anni 90, a Arte Fiera. Ok. Io ero un giovane studente dell'Accademia e io non ricordo in quale stand, però io, forse Tossi, non lo so, No, 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 no. quello no. Però dimmi, descrivimi il lavoro Il che. lavoro erano questi, si distinguevano molto da, insomma, erano, rispetto a quello che vedevo in giro, ed erano degli scontri di ultra, di Ah, hooligans, certo. e con queste che non si vedevano mai in volto, generalmente, questa è una cosa che mi affascinava molto. E c'erano queste torsioni michelangiolesche, no? In questi scontri tra hooligan. Ed era una cosa interessante perché comunque la pittura aveva dei chiari rimandi, diciamo, rinascimentali, insomma. Però c'era un contesto completamente diverso, anche molto italiano per certi versi, perché comunque, sai, il calcio Eh sì. è parte del nostro DNA. E quindi questa cosa, insomma, mi aveva colpito, sia per la qualità della pittura, ma anche proprio per la scelta dei Dei temi. soggetti, insomma. Certo. E, se vuoi, possiamo partire da qui, Sì, allora. se ti va. Assolutamente. E poi facciamo un cammino in avanti, indietro, perché poi in realtà il tuo lavoro, in realtà, cioè, potremmo parlare poi dell'epoca, dell'epopea del jazz, scusa, del blues, dei disastri climatici, possiamo parlare di Pasolini, insomma, intercorrono tantissime cose nel tuo lavoro, anche perché è un lavoro che si sviluppa nell'arco di praticamente di tutta la tua vita, perché di fatto tu cominci a disegnare, a suonare da piccolissimo. Certo, se vuoi parto proprio da qua. Diciamo che ti ringrazio moltissimo per il tipo di descrizione che hai fatto del mio lavoro, perché la cosa bella è sentire anche altri, però persone insomma che si occupano molto, con molta profondità dell'arte, essendo anche artisti, eccetera, eccetera, di se stessi, perché effettivamente non, ogni tanto
sfugge quello che si è, no? Non si capisce bene, cioè, io so quello che sto facendo, però non so bene che tipo di configurazione abbia preso la mia, come dire, fisionomia. In realtà è vero, è come dici tu, c'è questa specie di sforzo, no? Di contenere tante cose in un unico luogo, perché ovviamente il mio lavoro è di matrice assolutamente classica, però ho sempre fatto lo sforzo di rifuggire la nostalgia, perché l'ho sempre trovata odiosa, perché voleva dire semplicemente era la missione della morte di se stessi in qualche maniera, e quindi ho sempre cercato di innervare dall'interno questo tipo di impostazione, che è quella classica, con da una parte i soggetti, che fossero appunto i soggetti che necessitano di essere rappresentati in quella forma, che non sono ancora stati rappresentati in quella forma, perché a un certo punto ho cominciato a pensare le cose in questi termini, come dire, il classicismo, che non è una cosa che è avvenuta solamente in un certo momento storico, è partito nel V secolo avanti Cristo, nel mondo greco antico, praticamente è l'inizio dell'Occidente, e ha continuato a riperpetuarsi, come si dice, come un fiume carsico durante la storia appunto occidentale, donando a delle narrazioni una forma che nessun altro stile, fra virgolette chiamiamolo, artistico è riuscito a dare praticamente. Per cui le narrazioni si formano e poi quando arrivano a un dato momento di consolidamento e sedimentazione, che può prendere anche secoli, pensa semplicemente al cristianesimo, per esempio. Il cristianesimo parte appunto diciamo all'inizio della nostra era, che è l'era cristiana, ovviamente è anche inutile dirlo, però prima di riuscire a essere formalizzato in termini appunto pittorici e classici, ci mette appunto diciamo dal 400 dopo Cristo fino all'inizio del 500, praticamente con il Rinascimento, c'è questo processo che dura 1100 anni di consolidamento delle narrazioni, delle tipologie rappresentative, fino a che a un certo punto arriviamo, che ne so, a Leonardo, Raffaello, Michelangelo, che danno la forma compiuta in termini figurativi, insomma, ecco, a questa cosa. Per cui da una parte a me interessano le nostre narrazioni, perché è evidente che a partire dal 700 della rivoluzione industriale noi abbiamo fatto tavola rasa con le vecchie mitologie praticamente, e abbiamo cercato di sostituirle con nuove mitologie, che però sono nate all'interno dei media, sono nate all'interno dei fumetti, del cinema, della musica, eccetera, eccetera. E la pittura, secondo me, è veramente l'ultimissimo tassello dove finalmente queste narrative possono trovare praticamente una forma che fino a quel momento non hanno avuto. Ecco, allora, questa è una parte del mio lavoro. L'altra invece è reinnervare, rivitalizzare dall'interno in termini metodologici la rappresentazione. Allora è quello che dicevi prima, appunto, io sono dagli anni, inizio anni 90, che lavoro con programmi di CGI, di modellazione 3D, in maniera tale da ottenere, come dire, lo stesso risultato che è quello della classicità, però ovviamente, come tu ben sai, ogni volta che si usa un determinato mezzo di elaborazione, questo poi incide sull'effetto finale, no? su quello che arriva alla fine. E dopo vi farò vedere, effettivamente lo si vede anche proprio nei dipinti, si vede i dipinti in cui è più forte l'uso appunto del 3D, che sto facendo soprattutto negli ultimi anni. Sì, anche se appunto, c'è una sorta di ibridazione, no? Non so se ti piace definirla così, però comunque c'è una matrice fortemente umana, però in qualche modo è raffreddata anche da un processo per arrivare a quella. Che però è una cosa analoga a quella che veniva fatta all'inizio del 400, nel momento in cui, non so, vediamo i dipinti, che ne so, i Gentili da Fabriano, meravigliosi, bellissimi, appunto del tardo gotico internazionale, no? E poi vediamo nello stesso momento storico Paolo Uccello che disegna tutto con poligoni, e tu vedi il raffreddamento mostruoso che avviene all'interno del Rinascimento rispetto a questa eleganza, a questa fluidità delle linee. E nel lavoro di Paolo Uccello, Piero La Francesca, anche questa rigidità che certe volte è anche il motivo del fascino del lavoro, appunto, di Piero La Francesca, eppure tu vedi che qualche cosa è intervenuto lì, è intervenuto questo algoritmo, no, che uno potrebbe chiamare la prospettiva rinascimentale. Era un algoritmo, era un sistema geometrico attraverso cui si processavano tutti quanti i dati in qualche modo. Per cui, ecco, queste due sono le polarità che tu hai perfettamente individuato, fra da una parte come dire l'immissione di nuovi soggetti all'interno di forme che sono quelle, diciamo, di una tradizione che continua a comunque reclamare il suo diritto di formalizzare le narrative, e dall'altra parte invece un'innovazione
tecnologica che ci permette, in effetti, non viene fatta a caso, ci permette di, come dire, inserire all'interno di queste narrazioni, di queste immagini, anche elementi estremamente difficili da gestire. Ho fatto dei dipinti, per esempio, dove ci sono, che ne so, una ruota panoramica fatta tutta di travi reticolari, no? Che sono cose complicatissime da mettere in prospettiva, per esempio. Se uno vuole veramente creare uno spazio entro cui tutte le informazioni trovano una forma omogenea, no? Una di coerenza. una coerenza di rappresentazione. Perché ovviamente, per esempio, questo problema è stato affrontato in molti modi, poi soprattutto in diversi momenti storici. Per esempio, negli anni Ottanta, diciamo, del secolo scorso, la necessità di, come dire, inserire nel dipinto, appunto, il mondo reale con tutta la sua complessità, la sua difficoltà di essere, come dire, agguantato, è stato fatto però con la poetica del collage, in qualche maniera, con la poetica del far vedere le diverse fonti da cui, appunto, questi diversi oggetti provengono, insomma. Invece, secondo me, a me interessa oggi invece lavorare su un'omogenizzazione il più possibile, appunto, coerente, proprio anche perché i mezzi me lo permettono, insomma. Esattamente. C'è stato un grandissimo sforzo, diciamo, anche all'interno dei mezzi di comunicazione, di appunto creare, appunto, riuscire a fare in modo che l'utente potesse mettere le mani dentro allo schermo in qualche maniera e cominciare a rimodellare il mondo in qualche modo. Il 3D Di ti permette. fatto, scusa Nicola, perché di fatto il quadro è uno schermo. Cioè, nel tuo caso, no? È più uno schermo che magari una finestra, che una parete. Perché tu parli spesso di no, sentendo di parlare, parli di narrazione, no? Quindi, comunque, non ti interessa la pittura fine a se stessa. No, assolutamente. Ti interessa che ci sia in qualche modo, una narrazione, una sceneggiatura, una scenografia, che ci sia qualcosa che può essere imbastito all'interno di questa superficie. Perché anche tu, alcuni tuoi lavori sono molto cinematografici, no? Cioè, giochi anche su questo. Sì, ma guarda, secondo me il concetto è questo. La pittura è il miglior mezzo, il mezzo più potente possibile in termini di immagini, di rappresentazione delle cose. Cioè il cinema fa ridere Perché rispetto, fissa? perché in qualche maniera, proprio su, come dicevi tu prima, questa specie di schermo, in realtà per me è proprio una membrana fra due mondi, praticamente. Cioè il cinema, nel momento in cui l'immagine appare, sparisce, praticamente, come hai detto tu, appunto fissa, ma allo stesso modo però fissa in modo diverso da una stampa, per esempio, da una stampa digitale o da qualsiasi altra stampa. Fissa con tutta una congerie infinita di segni che il pittore ha depositato su questa parete, che dal punto di vista, appunto, neurologico, hanno un tale potere su di noi che noi reagiamo da un punto di vista emotivo, proprio neurologico, emotivo, fra Non è a virgolette, specchio. esatto, il discorso del neurone specchio, in modo che nessun altro mezzo produce praticamente. Cioè noi dobbiamo metterci in testa che la pittura è il mezzo più potente di tutti. Non è successo durante il Novecento che la pittura a un certo punto ha dovuto cedere il passo alla fotografia o al cinema, cose del genere. No. È semplicemente che ci sono state varie ragioni per le quali a un certo punto si è ritenuto che la pittura non fosse adatta in quel Adeguato. momento. Anche perché, appunto, se tu pensi, sempre riconducendoci al discorso delle narrazioni, le narrazioni per riuscire ad essere rappresentate devono essersi sedimentate. Come dire, io non è che faccio, se io nel momento in cui esce il film Tal dei Tali di James Dean, il gigante, per esempio, ci faccio subito un quadro, non interessa a nessuno, perché non si è depositato nella coscienza collettiva, fra virgolette. Bisogna aspettare 20, 30, 40 anni, no, 50 anni, anche 100, fino a che a un certo punto della congerie delle cose che sono state create, dell'infinità delle narrazioni, perché se uno vuole, la modernità è uno dei momenti, è stato un momento di esplosione di mitologie nuove, e appunto quelle di cui dicevamo prima, no, fumetti, cinema, televisione. Tutte queste cose qua, però ovviamente su 80.000, 100.000 mitologie, magari forse tre saranno quelle rilevanti. E allora quelle si meriteranno questa formalizzazione in termini pittorici. Ovviamente, nel momento in cui tu sei all'interno di questo flusso continuo di immagini, non riesci a capire cos'è che puoi tenere o non tenere, no? Noi sappiamo tutti quanti oggi che Jimi Hendrix è stato il più grande chitarrista della seconda metà del Novecento, diciamo. Però, mentre lui suonava,
Molti dicevano, vabbè, che se ne frega, sta semplicemente usando un sacco di effetti, flanger, questo, quest'altro, poi alla fine fa schifo, cioè chi se ne frega. E invece dopo, o i Led Zeppelin erano considerati spazzatura, in quel momento, per esempio, la musica seria era un'altra, era Stockhausen, era Cage, cosa del genere. Ovviamente questi continuano a rimanere musica seria, però non hanno smosso niente all'interno della società, diciamo. Sono rimasti chiusi nella loro nicchia, praticamente. Per cui oggi noi possiamo tirare le fila e a un certo punto la pittura arriva alla fine. Come diceva Hegel in filosofia, la filosofia è come la civetta, no? Arriva quando il giorno Sì, esatto, la è nottola. arrivata la notte e si sveglia la civetta. La pittura è ancora peggio della civetta, secondo me. Non so, se c'è un animale che arriva dopo la civetta, quello è la pittura, però dobbiamo trovare l'animale. Ma forse perché la pittura rimane e gli uomini no, cioè no, gli artisti muoiono e l'arte invece rimane, che questo è uno dei grandi. Quindi in realtà l'arte la fanno gli artisti, soltanto che gli artisti sono calati in un tempo, mentre spesso, anzi, fondamentalmente sempre, l'arte rimane e la capisci spesso. È per quello che la contemporaneità è difficile da capire, ognuno ha la sua versione dei fatti. E il tempo è il giudice più inclemente, no? Quello che rimane lo si capirà poi, però sappiamo benissimo che ci sono degli artisti che 5 secoli fa erano molto più contemporanei di pittori viventi attuali. Voglio dire, il grande caso, prima hai citato Piero della Francesca è uno di questi, insomma. Assolutamente, assolutamente. È rimasto nell'oblio per 4 secoli, insomma. Assolutamente. Quindi, senti, ci fai vedere qualcosa di questi Certo. lavori, così me Certo. lo facciamo vedere. Faccio vedere proprio parte dai dipinti di cui dicevi prima che hai visto alla fiera, ti dico la galleria era Davide Di Maggio. Ah, Davide Di Maggio, è vero, è vero, è vero. Di Milano, mi pare, no? Era Davide Esatto, Milano e Berlino. Di Maggio. È vero. Vedete lo schermo in continuazione? Vediamo, sì, vediamo la cartella con tutte Ecco, le però immagini. questi qua erano i dipinti che avevi visto, appunto, che erano questi hooligans che Sì. lottavano fra di loro sugli spalti di uno stadio. Io, quella lì praticamente è stata la prima mostra, diciamo, avevo fatto già qualche cosa prima, però era la prima mostra che io ritengo, diciamo, importante che ho fatto a Milano, la prima personale, e anche lì mi sono trovato di fronte sempre al mio solito problema dell'avere una visione, come dire, classicista del mondo e poi dopo appunto dovere capire come coniugarmi con, per esempio, col mercato dell'arte. Il mercato dell'arte, come sappiamo benissimo, non è un luogo neutro, è un luogo che ha delle regole, delle logiche, ha delle necessità. Allora, per me questi qua erano tutti frammenti di una composizione gigantesca, che poi non ho mai fatto, ovviamente, ma io l'avevo pensato come se fosse un enorme affresco, una specie di giudizio universale, dove si vedeva, come dire, dallo spalto, dalla tribuna opposta, appunto, rispetto a quella che si vede, tutta questa scena apocalittica di tutti questi hooligans che si pestavano fra Tra di di loro. loro fondamentalmente, no? Come dicevi Esatto. questo. E senti, visto che comunque ci sono, no, un po' di giovani studenti dell'Accademia che ci ascoltano, ci ascolteranno, perché poi questo incontro poi andrà in rete. Tu sei arrivato qua più o meno nel 98, no? Però qual è No, stato il tuo. era un po' più avanti, era 2002 addirittura Ah questo. sì? Ah, ok. Questo lo ricordo benissimo, sì. Come hai fatto? Perché tu hai un percorso, no? Ognuno poi ha un Sì, percorso particolare e si arriva per vie traverse, no? Anche il tuo è stato un po' un percorso, diciamo, particolare, perché non sei non arrivato subito. ortodosso. Diciamo che io sono cresciuto appunto in Campania, no? In Campania, in provincia di Vicenza. E lì avevo però molti libri d'arte a casa, era una passione appunto di famiglia, no? Sono rimasto immediatamente folgorato, ma ti dico dall'età di 5-6 anni, insomma, dei dipinti di Caravaggio, poi dopo Michelangelo, Pontormo, Grunewald, tutta una serie di amori che si sono sviluppati nel corso del tempo. Però ho cominciato a dipingere prestissimo, 5-6 anni dipingevo già, e ho cominciato a vendere i quadri che avevo 9 anni, per dire, e a Proprio quell'età lì, dipingere con la col pittura, con pennelli a l'olio. olio, Ah, ok. e facevo fra l'altro, cosa stranissima, perché appunto io vengo da una famiglia molto secolare, diciamo, quasi atea, insomma non andavamo a messa, non c'erano. Però facevo solo quadri religiosi, era una cosa assurda, facevo solamente crocifissioni, deposizioni, resurrezioni. Perché? Perché i dipinti che mi piacevano di più erano quelli del Rinascimento, quelli lì erano i temi che avevano trattati e poi in effetti sono dei temi potentissimi, insomma. Sì, E quindi certo. facevo tutti questi dipinti che poi vendevo
la mia famiglia aveva una cantina vinicola e vendevo anche ai clienti che venivano a comprare appunto il vino lì, vendevo anche i quadri ogni tanto. Poi molto spesso questi soldi che prendevo, tipo non so, prendevo anche 10.000 lire, insomma, che ormai adesso non si sa neanche più cosa voglio dire. Però prendevo 10-20.000 lire a 9 anni, appunto, magari mi compravo colori, cavalletti, oppure libri di fumetti. Fumetti mi piacevano moltissimo, o libri d'arte, insomma. E c'è sempre stata questa congiunzione fumetti-arte. Educazione all'immagine che è venuta fuori Esatto. nella. Anche perché nel fumetto vedevo, come sappiamo tutti, dei grandissimi disegnatori, tantissimi di quelli che nel passato sarebbero stati dei pittori, poi erano finiti dei pittori figurativi e sono finiti nel fumetto. Ma anche come si dice, anche come si dice, contro la loro volontà, insomma, solamente per riuscire a campare, diciamo. Però, insomma, un sacco di gente di grandissimo. Io ricordo Nicola quando ci siamo conosciuti per la prima volta. Io ho avuto la fortuna di eravamo ad una cena, quindi eravamo uno di fianco all'altro, ci siamo messi a parlare, abbiamo trovato un territorio comune, no? E io mi ricordo che ti avevo detto: ma io rivedo nel tuo lavoro, no, delle cose degli anni '80 di Torino Liberatore, no? E ho Certo. detto: certo, tu mi fai, ma certo, perché io quando ho visto, quando ero giovane, le cose di Torino Liberatore, ho detto: questa cosa si può fare. Perché per chi non conoscesse Certo. il Torino Liberatore, io qui, ecco, è stato il creatore di Rank Xerox, questo fumetto che secondo me, Nicola, adesso negli anni 2020, nel 2021 un fumetto del genere non potrebbe No. uscire, cioè, anche perché la storia di questo androide, insomma, che però aveva violentissimo, iperviolento, che aveva una ragazza che aveva 13 anni. Sì. No, quindi Lubna, no? Però ecco, Torino Liberatore, che è grandissimo disegnatore italiano che ha fatto parte di quel manipolo di ragazzi geniali del 77 bolognese, però aveva uno stile classico, no? Di disegno accademico, anatomie incredibili. Ragionesche. Sì, poi c'è, no? Muscolare, no? Vene, muscoli, testosterone, che è una cosa che poi si ritrova anche, ovviamente, declinato in altre modalità, però anche nel tuo lavoro, no? E quindi mi ricordo che quando tu parli, ecco, perché molto spesso la gente pensa ancora, no, che il fumetto sia soltanto un certo tipo di arte sequenziale, mentre in realtà il fumetto è veramente un territorio che forse negli ultimi 20 anni ha cominciato ad essere conosciuto in modo, nel giusto modo. Sì, no, nel senso che appunto credo che il fumetto, come tutti i media in qualche maniera, sia andato incontro a una specie di crisi commerciale e abbia quindi aperto l'area, diciamo, artistica, insomma, soprattutto. Adesso penso che sia molto più, come appena detto, no, visto da quel punto di vista. Non sia esclusivamente quello che era, però il problema è che appunto all'interno proprio di quel mondo, fra virgolette, commerciale sono nati capolavori, non so, Assoluti. Jack Kirby, per esempio, uno dei più grandi fumettisti di tutti i tempi. Comunque, insomma, io ho tratto moltissima ispirazione appunto dal fumetto. Fumetto, pittura classica, poi ovviamente anche illustrazione. E dopodiché, appunto, io come mia educazione principale, effettivamente, ritengo che sia stata quella che ho avuto nella bottega di un pittore. Quindi verso i 9 anni, appunto, volevo a tutti i costi imparare a dipingere bene, perché fino a quel momento mi scervellavo come riuscire a ottenere di far le cose, però non è una cosa così facile. La pittura classica è bella, è molto complicata, perché ha moltissimi passaggi, come sappiamo, molto controintuitivi, nel senso che tu devi lavorare a strati, no? Tu cominci facendo una cosa, poi sai che dopo farai un passaggio che farà in modo che quello che hai fatto verrà trasformato in qualcosa d'altro. Insomma, tu fin dall'inizio devi sapere cosa otterrai alla fine, Di insomma, sapere no? che anche le attese hanno un ruolo importante. Molto, molto, e sono molto snervanti, fra l'altro, perché appunto devi Eh sì, aspettare perché uno tanto. c'ha voglia di fare, Esatto. soprattutto quell'età. Esatto. È molto, molto complessa, insomma, la cosa. E quindi mi serviva una guida, insomma. E ho trovato questo pittore che era un frate in un monastero non distante da dove appunto vivevo, sempre in provincia di Vicenza, e lì sono andato tutte le estati, andavo a imparare a disegnare, a dipingere da questo frate, si chiamava Frate Terenzio, si chiamava, era un romano,
E c'erano anche altri ragazzini o anche persone più anziane che stavano lì a studiare. E niente, quella lì è stata la mia vera scuola. Poi sono andato al liceo artistico, ho fatto un anno, ho mollato perché secondo me i professori non valevano niente e quindi non so come ho fatto a convincere i miei genitori, ma ho sempre avuto questo potere allucinante di convincere la gente, non so come sia possibile, insomma. E dall'altra parte però frequentavo il conservatorio e anche lì altra cosa folle, studiavo liuto, no? Perché mi piaceva la pittura del 4-500, no? Mi piaceva quindi la musica di quel periodo lì ed è stata una chiave d'accesso a moltissime cose. Però tu hai detto che mi sono diplomato, in realtà non mi sono diplomato, io non mi sono diplomato in niente. Infatti, non dovrei mai essere invitato a parlare nelle accademie, nelle scuole, perché sono l'esempio peggiore di tutti da questo punto di vista. Poi mia madre voleva che facessi, che prendessi una laurea, quindi sono andato a fare appunto architettura a Venezia E non hai e mi sono finito. laureato. Ovviamente. Quindi sono veramente pessimo da questo punto di vista. Però appunto anche lo studio dell'architettura è stato molto importante, oltretutto io sto anche lavorando su progetti che hanno anche implicazioni architettoniche e niente, per cui quello lì è stata un po' la mia, come dire, la mia educazione molto non ortodossa, diciamo. Per certe cose anche un'educazione, sentendoti parlare, è anche fuori dal tempo per certi versi, no? Perché poi cioè, si parla di un ragazzo degli anni 70, alla fine, voglio dire, di un, no? Certo, certo. Quindi ecco, però sembra una cosa distante, no? Distantissima. Quindi mentre parlavi ti immaginavo in questa bruma vicentina, veronese. E poi dopo c'è effettivamente la nebbia lì è tremenda, però appunto cosa succede? Che nel mentre appunto mi avvicendavo in tutte queste cose molto diciamo oscure da un certo punto di vista, perlomeno proprio di 4, 5 secoli prima, insomma, quindi pittura classica, musica antica, tutte queste cose qua, però fumetti da una parte, musica rock dall'altra, che ho cominciato a capire e a apprezzare, e ho cominciato a vedere tutte queste somiglianze pazzesche, nel senso che appunto, per esempio, la musica per liuto la si studia su una cosa che viene chiamata intavolatura, che non sono le note, sono i numeri dove si mettono le dita. Però un ragazzino che oggi studia la chitarra elettrica usa lo stesso sistema di scrittura inventato nel 1500. Cioè, e poi appunto a un certo punto ho cominciato a apprezzare, negli anni 80, appunto racconto sempre questa storiella, ho visto Tron, il famoso film di fantascienza, no? Ho visto le sequenze di CGI generate col computer e ho visto che erano uguali, identiche ai disegni di Piero della Francesca. Quindi mi sono accorto che c'era un salto quantico di 5 secoli e quindi ho cominciato a sviluppare un punto di vista completamente antitradizionale, nel senso che la tradizione è la continuità con chi è prima di te, no? Col tuo papà, con tuo nonno, eccetera, eccetera. E invece io ho cominciato a ragionare proprio in termini di un salto quantico. Mi ricollegavo 5 secoli prima per andare avanti come dire, in quello che poi erano, cercando di appropriarmi delle tecnologie più avanzate in assoluto, quindi la grafica 3D, la modellazione 3D e tutte queste cose qui. Per Già cui, negli anni 90 questo? sì, dagli anni Quindi 80 erano anche programmi molto più, diciamo, erano molto, terribili, terribili. anche perché processare i dati Era un era casino. molto più lenta, ma questa cosa, arrivare ai programmi in 3D ti ha aiutato l'aver studiato architettura? Sì. Oppure, ah, Assolutamente, perché ti dà un'impostazione molto razionalista praticamente della rappresentazione. In effetti, però la cosa strana è questa, che allora io diciamo, la cosa l'ho scoperta negli anni Ottanta, il discorso del rapporto fra Rinascimento e mondo digitale, diciamo, e il 3D, diciamo. Però appunto per riuscire a mettere le mani su un computer a quel tempo non era possibile, cioè È per fare costosissimo, cioè. erano costosissimi e poi si faceva pochissimo. Mi ricordo che ero finito in uno studio di pubblicità perché volevo lavorare nella pubblicità e questi avevano un computer costosissimo con cui facevano delle sfere, dei cubi, cioè basta, si chiudeva lì il discorso. Oppure dove, cioè, teoricamente sarei dovuto andare, che ne so, in un'università americana e andare a fare sperimentazione là, per dire, o lavorare con la Pixar a spaccarmi il cervello a fare le prime cose che facevano loro appunto all'inizio degli anni 90, però appunto anche loro. Quindi insomma ci è voluto tantissimo prima di riuscire a mettere le mani in pasta, come si suol dire. E questo è avvenuto appunto all'inizio degli anni 90. Però mi ricordo appunto che andavo all'archivio della Biennale a Venezia, Cacorrane della Regia, no, aspetta, no, archivio della Biennale e
forse era Cacronale della Regina, non mi ricordo più, e dove c'è adesso la Fondazione Prada, insomma, lì c'era l'archivio della Biennale a quel tempo, e lì si potevano consultare i VHS che provenivano da queste università americane, per cui stavo ore a guardarmi questi video dove facevano simulazioni dei tessuti piuttosto che un certo tipo di luce, oppure le nuove, così, nuovi materiali tipo Phong, Lambert, tutti i diversi materiali che si usano appunto nel 3D. Per cui insomma ero lì però che soffrivo tantissimo e non sapevo come avvicinarmi a queste cose. Poi un mio amico a Venezia invece ha comprato un Mac e lui lavorava con questo programma che si chiamava Strata Vision, che adesso non esiste più ovviamente, che era da impazzire, una cosa veramente quello che oggi farei in 2 giorni, ci abbiamo messo un anno a farlo, per dire insomma. Ecco, per cui c'è stato appunto questo. Però questo perché lo dico? Perché voglio mettere in luce proprio il fatto che a un certo punto, come hai detto tu, mi sono trovato fuori dal tempo, non connesso. Comunque, insomma, ho dovuto costruirmi una mia visione delle cose. È anche un tuo metodo, È un mio metodo. È un. perché tu, comunque hai la cosa sorprendente che ti viene riconosciuta, insomma, il fatto che comunque, io non so se ci sono altri artisti che lavorano con le stesse modalità tue, Io guarda, comincio a non vedere conosci. che alcuni ce ne sono. Beh, io quando ero a New York ho insegnato alla New York Academy, ho insegnato a un tot di studenti, ovviamente anche di professori che mi hanno chiesto di fare seminari appositi, eccetera, eccetera. E adesso un po' di persone ci sono, insomma, però Però non hanno il effettivamente. tuo bagaglio, diciamo, la tua gavetta, no? No, no, perché sono cose che vengono, cioè, come dire, parlo di 10 anni fa, insomma, ecco. Però mi ricordo appunto anche di quando insegnavo gli studenti, su 30 studenti di una classe o 20 studenti di una classe, c'era uno o due che si interessavano, perché appunto c'è ancora adesso molto l'idea che la pittura sia un fatto di espressione del sé, no? Quindi praticamente tu ti trovi di fronte a questa tela bianca e cominci a Sì. vedere cosa succede, cosa mi Perché tu sembra. esprimi il tuo sé così, no? E dopo cambia la metodologia, cioè il punto, no? Ci sono sempre un sacco di palle, di robe, no? Perché poi in realtà dipende come le esprimi questo sé, nel senso che, Assolutamente, no? assolutamente. Però appunto diventa un fatto quasi, in molti casi diventa quasi terapeutico, psicanalitico. Invece io ho un approccio molto costruttivo, razionalista, per cui appunto alla fine ci sono a me interessa tutta una serie di passaggi che possono in qualche maniera irretire lo slancio creativo iniziale. Per cui effettivamente tutto quanto il mio sforzo che ho avuto fin dall'inizio era quello di riuscire a fare in modo che l'impulso iniziale che deriva dallo schizzo, dal disegno, eccetera, eccetera, si mantenesse sempre vivo nel corso del processo, creando un processo che fosse sempre reversibile. Come dire, io posso in ogni momento del processo tornare indietro, come dire, faccio un quadro dove immagino, che ne so, 3 persone in un certo luogo, uno che ha in mano una chitarra, poi a un certo punto posso decidere che la tolgo sta chitarra e ci metto un trombone e faccio la proiezione delle ombre del trombone. Ecco, con il 3D posso fare sta roba, insomma. Per cui. Sì, hai qualche immagine di come Sì, lavori? cioè, Così, no, assolutamente sì. così no. Vi faccio vedere. Qua c'ho il capitoletto della metodologia. Ah, perfetto proprio, guarda. Sì, sono organizzatissimo. Madonna, sei migliorato negli anni, sei... Sono migliorato. ricordavo più, Sono un pochino più... incasinato. sì, esatto, beh, meno male. No, ma infatti, questi sono per dire i primissimi schizzi che faccio, no? Che, come vedete, sono schizzi. Per me, come dire, lo schizzo è la cosa più importante di tutte, è dove praticamente si gioca tutto il dipinto, si trova la forma, si trova la composizione e oltre a essere rappresentazione di quello che uno vuole, che uno ha in mente di fare, sono anche attivatori dell'immaginazione praticamente. Cioè, tu lo sai benissimo, tu fai uno schizzo, è lo schizzo che ti induce poi dopo a trovare delle cose, a vedere delle figure, eccetera, eccetera. Qui sono appunto vari schizzi di diverse composizioni in diversi momenti, diciamo, dell'elaborazione compositiva, più o meno finiti, eccetera, eccetera. Dedichi molto tempo, cioè come divisi la tua giornata? Cioè, magari c'è un periodo che schizzi e basta, oppure magari, ecco. Quello di solito è l'inverno. Ah, L'inverno ecco, perché è lo sei... schizzo, praticamente. D'inverno sono lì che immagino, mi chiudo dentro
allo studio, produco poco in termini di quadri e immagino nuovi quadri praticamente. Poi arriva la primavera, mi sento proprio una cosa proprio fisiologica, mi sento che devo produrre. Beh, sai, insomma, si riapre la natura, che poi che carina questa cosa, è quando tu mi hai fornito la tua biografia, no? La faccio fornire direttamente agli artisti che invito, no? Così almeno non ci sono problemi. E tu, la prima cosa che c'è cioè, la tua biografia, che sei cuspide tra l'acquario e i pesci, no? E quindi, siccome anch'io sono pesci, Ah, bene, bene. capito? Quindi, insomma, ci sono delle... Cioè, io ti capisco, ti capisco, ecco. Anche, vabbè, anche il fumettista che hai fatto vedere prima, anche lui è... Anche Corben, no, che aspetta, No, Basilieri. Liberatore. Basilieri. Ma Basilieri, ok, sì. Sì, è vero. Siamo tutti lì, insomma. Molti, molti, non tutti, ovviamente. Beh, sono particolari, mettiamola così. Io ovviamente è un po' scherzosa quella biografia, non è che vado in No, giro. ma sì, però No. è carina questa cosa dei multipli di 7. Esatto. Questo è la fase successiva. Diciamo che nel momento in cui io faccio, non so, 50, 60, 70 schizzi, eccetera, eccetera, 10, 20, quello che è, dopo sento la necessità di trasporre nelle tre dimensioni tutto quello che ho elaborato appunto in termini bidimensionali, no? Cioè devo per forza fare questo scarto, mi sposto sul La lato con tutte le scultura. dimensioni. Questi, per esempio, sono lavori per molto tempo, appunto, io ho alternato computer e plastilina, diciamo, teatrini fatti in plastilina e oggetti vari e computer. Perché appunto, come ripeto, i programmi sono diventati, cioè, se un ragazzo adesso, se qualcuno adesso si approccia al 3D, si trova di fronte a dei programmi flessibilissimi, molto Sì, molto friendly. user friendly, diciamo. Mentre invece nel passato erano molto duri, per cui a un certo punto dici, ma sì, vabbè, allora uso solamente per fare alcune cose, mentre invece lavoro sulla plastilina, eccetera, eccetera. Poi adesso praticamente è tutto confluito nel computer, perché appunto, come ripeto, se uno prende ZBrush è come se fosse veramente Creta digitale, insomma. Dopo un po' ci si arriva, insomma. Però per esempio questo qua è uno studio per un dipinto che ho fatto, visto appunto dall'alto, vi fa capire immediatamente, no, quanto è importante il discorso del controllo prospettico, no, quanto la prospettiva è un mezzo narrativo praticamente, come tutti sanno, di disposizione appunto nello spazio, in un'unica immagine, appunto l'esposizione dello spazio di vari elementi che ti permette appunto attraverso la disposizione dello spazio di narrare appunto queste narrative che si vogliono mettere in forma. Questo, per esempio, invece è un gruppo molto più Sì, lo concentrato. ricordo il lavoro, beh, le fatte diverse di queste serie di, no, di torsioni di donne in Sì, mezzo a cloni, esatto. uragani. Esatto. Vedi, anche questo fa sempre parte dello stesso discorso. Questo invece è una sculturina più finita. Alcune volte sono arrivato a fare delle sculture molto finite che sono state proprio loro il modello finale da cui poi dopo dipingevo. Ah, questa è una cosa interessante perché voglio, per introdurre il discorso del digitale, il discorso che abbiamo fatto prima, no, di quanto io abbia scoperto che appunto ci fosse questa strana coincidenza, no, fra il 400 e le tecnologie più avanzate della rappresentazione, questo è un fotogramma di Tron dell'inizio degli anni 2000. Sì, No, esatto, scusa, non di Tron, la versione dopo, no? no, scusa, mi sono sbagliato, di Star Trek. Ah, ok. È uno Star Trek dell'inizio degli anni 2000, dove, se voi vedete lì, dove si vede il cursore, qua, questo è un dipinto di Paolo Uccello. Ah, è vero. E uno dice: ma cosa cavolo ci fa Paolo Uccello in Star Trek? Allora si vede che all'inizio del 2000 lo scenografo ha capito la cosa. C'è un'altra scena in cui c'è un mazzocchio di Paolo Uccello. Allora, quando io ho visto questa cosa, ho detto: cacchio, non sono più da solo, insomma, praticamente. Il salto è stato fatto anche all'interno, proprio a Hollywood praticamente. E questo qua è il dipinto famosissimo appunto di Paolo Uccello. Allora, questo qua per esempio invece è un altro studio fatto invece interamente col computer. In questo caso qua le figure non, allora, le figure qua in fondo sono figure molto standard che vengono da programmi, un programma che si chiama Poser per esempio, che semplicemente mi serve per posizionare le figure, poi dopo non possono essere usate come modello per il dipinto. Ma Invece questo in questo caso tu disegni direttamente a monitor oppure proprio fai la foto dei vari modellini che ti sei creato e li inserisci In all'interno questo caso qua del io praticamente cosa faccio? Io faccio prima uno schizzo, tutta una serie di schizzi a matita come sappiamo, sistema. un po' di schizzi.
Poi in un altro programma io comincio a posizionare, a mettere le figure in posizione, no? Metto le figure in posizione, poi le importo nel programma dove è stato importato anche il disegno e le posiziono esattamente lì, in questa, questo è proprio è un piccolo rendering di un modello 3D che vi faccio vedere, che è, un attimo solo, che è questo, vedete? Questa qua è la stessa scena vista da un altro punto di vista. Per cui praticamente io ho inserito le figure, ho inserito queste rocce su cui ho messo queste textures. Queste figure invece, queste sono figure standard del cavolo, perché tanto poi dovevo vestirle. Mentre invece queste qua, che erano figure nude, sono figure che ho realizzato facendo dei 3D scanning. Praticamente 3D scanning si può fare in vari modi, no? Però per le figure in movimento o comunque con posizioni complesse, le si fa posizionando la figura all'interno di una specie di cupola di macchine fotografiche, tipo 400, che scattano tutti nello stesso momento, da punti di vista differenti. Poi un programma mette insieme tutte queste diverse visioni in un unico file 3D. Ovviamente il file 3D che ti viene fuori è molto rozzo, devi poi riscolorirlo, pulirlo e sistemarlo. E poi a un certo punto hai appunto il tuo file 3D che puoi utilizzare. Questo è un tipo di procedura. Invece adesso sono molto più propenso a lavorare con quest'altro tipo di procedura, dove invece scolpisco completamente io tutto dall'inizio alla fine, perché in quella maniera lì riesco a avere un tipo di, come dire, di idealizzazione che è quella che cerco praticamente, perché quello è un altro punto complesso, no, della pittura classica, che è il discorso che quando usi la fotografia ti porta. Una volta, per esempio, nel passato io non usavo mai la fotografia, cioè facevo disegno dal vero e basta, mettevo il modello in posa e disegnavo dal vero. Però quel tipo di metodologia lì, che è una metodologia, a parte il fatto che secondo me non è mai stata realmente usata, neanche i disegni che sembrano disegni del vero del 4-500, del 500 di Michelangelo, per esempio, secondo me non sono disegni del vero. Lui faceva, secondo me, degli schizzi molto veloci e poi, sulla base di questi schizzi, costruiva un modello in creta, in cera, da cui faceva poi i disegni molto finiti che gli servivano per fare poi dopo i dipinti. Perché questo passaggio permette l'idealizzazione, permette praticamente quello strano connubio fra estremo realismo della definizione prospettica dei volumi e del chiaroscuro Immaginazione. e l'immaginazione. Ecco, c'è questo passaggio che è il passaggio del 3D. Io credo che tutta la pittura del 4-500 sia tutta basata su questo. Non dipingevo dal vero. Noi abbiamo questa immagine ottocentesca che nasce dal paradigma fotografico, nel senso che tu devi avere la cosa davanti e devi riprodurla praticamente. E effettivamente, come dire, il pittore impressionista, ma anche, diciamo, anche il pittore accademico dell'Ottocento, nasceva proprio con questa impostazione ideologica, no? L'immagine come documento del reale. Mentre invece il 4-500 non è questo discorso, ma neanche il classicismo greco, è l'immagine come progetto, come risultante di un progetto, di un altro reale, di un reale parallelo praticamente. Senti, ma tu adesso usi anche questo tipo di programma perché no, così almeno non demandi più niente a nessuno, perché immagino che lo scanner 3D ce l'avevi tu. No, non ce l'avevo io, no, dovevo andare appunto, ero a Los Angeles, fra l'altro qua in Italia, credo che qualcuno ce l'abbia, però non sono riuscito ancora a capire chi possa avercelo, mentre invece appunto a Los Angeles sapevo dove andare, ho suonato in un paio di posti e poi anche a Toronto avevo fatto una cosa, sempre appunto di 3D scanning. E, no, è molto bello da vedere, come cosa, è interessantissima perché. Fra l'altro, il programma in sé ha una visualizzazione di quello che sta facendo che è interessantissima. Ti mostra la costruzione progressiva, appunto aggiungendo poligoni su poligoni della figura, con tutta una serie di quadratini disposti intorno, dove vedi tutte le visioni parziali tutte insieme. Per cui vedi questa specie di soggetto che si sta formando sulla base di tutti i punti di vista che lo circondano. Cioè, anche concettualmente è una cosa bellissima, insomma. Comunque, insomma. Voglio dire, la cosa interessante è che tutte queste tecnologie hanno però un principio di fondo che è sempre quello appunto della visione albertiana prospettica del 400 praticamente. E poi io aggiungerei anche che, ad esempio, nel lavoro questo qui della caverna, cioè, Sì. al di là del grande
uso della tecnologia che fai e anche della processualità per cui arrivi al quadro. Però questo lavoro qui in particolare, perché io me lo ricordo, in realtà è un lavoro che ha una serie di concetti enormi, cioè non è soltanto ok, faccio vedere quanto sono bravo, no? E, metto tre cowboy che sparano a delle persone in una caverna. Cioè, in realtà dietro c'è un pensiero enorme, fondamentalmente, no, Nicola? Perché poi io penso che, cioè, in realtà tu lavori tantissimo, ma produci anche molto poco per arrivare a... Sì. Quella è un po' la fregatura, diciamo. Ti capisco, anche se ho altri tipi, ho altro tipo di metodologia. Ma ti è estremamente meticoloso. Ti capisco. Questo, beh, insomma, ti ringrazio della connotazione che dai a questo lavoro dal punto di vista concettuale. Però effettivamente questo fa parte di una serie di lavori che ho fatto sul concetto appunto dell'iconoclastia. Cioè io vedo praticamente uno dei motivi della crisi, però non l'unico, uno dei motivi della crisi, della crisi fra l'altro continua, no, della figura nell'Occidente, perché non è semplicemente stato esclusivamente a partire dalla modernità in poi che la figura è andata la rappresentazione della figura è entrata in una fortissima crisi, fino a essere stata quasi del tutto annullata in molti casi. Però questa cosa è successa anche prima, è successa durante dalla fine dell'impero romano in poi, con l'arrivo del cristianesimo, e ci sono intere civiltà che non producono immagini, tipo appunto il mondo islamico, per esempio, non produce immagini, anche il mondo ebraico religioso non produce nemmeno immagini, anche il mondo protestante non produce immagini sacre, perlomeno. Quindi, insomma, è un problema molto grosso che sta all'interno dell'Occidente, praticamente, dove esiste questo scontro fra aniconismo e invece iconofilia, si potrebbe dire, no? Fra culto degli idoli, condannati appunto dai monoteismi, e invece condanna degli idoli che proprio del monoteismo. Allora, nel momento in cui il monoteismo è arrivato in Occidente, è nato questo grande problema. Il cristianesimo e il cattolicesimo soprattutto uno dei punti di equilibrio che sono stati raggiunti fra queste due polarità, che però... Certo, scusami se ti interrompo, però perché è un Dio rivelato che si può raffigurare. Ed è per quello che il quadro in realtà è il Cristo, cioè Il cattolicesimo questo è possibile, nella Chiesa ortodossa anche, però con delle gravissime, fortissime limitazioni. Assolutamente, con un classicismo che in realtà è proprio ortodosso, per cui non si può neanche definire classicismo, diventa una scuola a sé, no? È proprio un ordine mentale. Però, sai, è anche per quello che siamo imbevuti di questa cultura, però l'idea di poter raffigurare il figlio di Dio, quindi Dio stesso, ha portato poi alla pittura figurativa dei risultati pazzeschi, eccellenti, cioè, c'è poco da fare. E noi siamo completamente imbevuti di questa roba qua. Assolutamente, ma soprattutto noi italiani, l'Italia... Italia, Francia, ma soprattutto l'Italia, è proprio il paese di sta roba qua, praticamente. Noi non, c'è stata questa soluzione di continuità che è stata nel Medioevo, ma però, diciamo, alcuni secoli del Medioevo, però nella maggior parte del tempo, noi vuol dire, che ne so, dal 3000 prima di Cristo fino a oggi, continuiamo a cercare di far figure. Siamo in qualche maniera, se si potesse dire, io vorrei anche dire, la patria della figura, in qualche maniera. Questo tuo atteggiamento, visto che hai vissuto lungamente negli Stati Uniti e soprattutto nelle due coste, quindi hai avuto anche la possibilità di poter a lungo conoscere entrambi un po' gli emisferi degli Stati Uniti, è riconosciuta questa cosa, cioè, nel senso che anche il tuo successo è anche dovuto al fatto che sei un pittore profondamente italiano. Beh, Oppure questa cosa ti è... insomma, perché poi questo lavoro qui tu l'hai fatto negli Stati Uniti, no? Poi magari se mi permetti lo analizziamo un attimo perché, insomma, certo, volentieri. mi piace presentarti non soltanto per la tua enorme perversione metodologica, ma anche perché, insomma, dietro c'è una tua versione dei fatti, no? E legata poi alla tecnica alla modalità che tu ti sei prefisso, cioè la pittura figurativa. Certo. Ma guarda, il discorso degli Stati Uniti è molto strano, perché appunto
secondo me esistono due livelli negli Stati Uniti, appunto, di produzione di immagini, no? Esiste il livello della cultura popolare, della cultura pop, che è enorme, cioè, come sappiamo, è lì la fucina più grande del mondo, dove vengono, diciamo, Stati Uniti e Giappone, diciamo, sono le due grandi fucine di produzione di immagini del nostro, del mondo contemporaneo. Però poi, cosa succede? Negli Stati Uniti c'è un punto in cui la situazione si ferma, che è quello dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea è in qualche maniera imbevuta invece di questa attitudine aniconica, dove appunto l'immagine è ammessa solo a patto che sia sempre, come dire, conscia di non poter eccedere in qualche maniera. Per cui, in qualche modo, se tu pensi a uno come Andy Warhol, fra l'altro, che è un po' il papà di tutti da un certo punto di vista, è riuscito a portare l'immagine pop di Marilyn Monroe dentro al MoMA, però facendo un lavoro molto circostanziato di annichilimento del gesto pittorico. Perché cosa fa? Lui fa una serigrafia, che quindi vuol dire che non è dipinta dalla mano umana, perché se tu leggi la Bibbia, il secondo comandamento c'è proprio sulla Bibbia, però la Bibbia, non la Bibbia cattolica. La Bibbia, quella anglosassone, per dire, c'è scritto non puoi fare con la tua mano, con la mano umana, no? Le immagini non le puoi fare a te stesso. Cioè, insomma, è molto preciso quello che non puoi fare. Allora, quell'immagine lì è come un'icona bizantina, praticamente, la Marilyn Monroe di Andy Warhol. È proprio un lavoro... Anche perché Warhol, assolutamente, anche perché poi Warhol in realtà ripristina la bottega. Sì, ma oltretutto lui era lui veniva come si chiamava? Dalla Polonia. Sì, esatto, però era di religione, fra l'altro era uno anche molto religioso, era cattolico di rito ortodosso, se non mi sbaglio, per cui lui era cresciuto appunto in queste chiese, probabilmente lì a Pittsburgh, cose di questo genere, che erano piene di icone. Di immagini col fondo oro, ovviamente, e lui riesce a fare la stessa cosa, però deve arrivarci anche lui con un po' di sforzo in qualche maniera, perché lo sappiamo benissimo che non era accettato dalle gallerie inizialmente, no, Castelli non lo voleva, tutte queste cose qua. A un certo punto, però, fa, per esempio, anche un'altra cosa interessante nei disegni che fa, no? Lui non disegna direttamente sulla carta, ma disegna in modo che poi, mettendo dell'inchiostro su un foglio di carta, lui disegna su quel foglio in maniera che si stampi sul foglio. Le vedine, no? Qualcosa del genere. Esatto, per cui c'è sempre questo distanziamento, no? Dal segno, cioè il segno che ha questo potere mostruoso, appunto, di cui dicevamo prima, no? Neurone, specchio, eccetera, eccetera, insomma, viene in qualche maniera continuamente distanziato, ci si distanzia, no? In maniera tale, e allora... Alla fine questa Marilyn Monroe arriva finalmente al MoMA, arriva un'icona del mondo pop dentro al MoMA, perché lui ha fatto questa specie, coperto il capo di cenere da un certo punto di vista, no? Il pittore che dice ok, il segno non c'è, è una serigrafia, il fondo oro, cioè tutta questa serie di cose qua, per cui finalmente abbiamo un'immagine. Però tu capisci che c'è ancora un blocco, cioè l'America è un paese puritano, no? È stato fatto dai puritani. I puritani erano quelli che andavano in giro per l'Inghilterra con i picconi in mano e con i martelloni a spaccare tutto nelle chiese, spaccavano le sculture, i dipinti, eccetera, eccetera. Ma addirittura la regina Elisabetta dava un mandato a dei suoi funzionari di entrare nelle case delle persone a vedere se c'erano immagini sacre e venivano prese, bruciate, insomma. Ecco, questo è il mondo da cui nasce gli Stati Uniti, è un mondo fortemente iconoclasta. Quindi tutta l'arte contemporanea, che è di matrice anglosassone, obbedisce a un mandato di tipo iconoclasta, dove le immagini riescono a vivere all'interno di una serie di norme molto molto rigide. Adesso vediamo cosa succederà, perché appunto secondo me il grandissimo sviluppo tecnologico fa rientrare dalla finestra ciò che era stato buttato fuori dalla porta in qualche maniera. Per cui a un certo punto quello che sta succedendo adesso con le NFTs, il fatto che appunto uno come Beeple Crap, che di arte contemporanea non sa niente, no, ma quello è proprio, dai, è proprio, non lo so, lo dico, te lo chiedo per confrontarmi, è quella roba lì, è proprio il sintomo del fatto che dietro c'è una tale operazione commerciale che nulla ha più a che vedere con l'arte. No, certo, però la cosa fondamentale è questa. Allora, le operazioni commerciali, voglio dire, l'arte contemporanea è fatta tutta di operazioni commerciali, nel senso che nel momento in cui il collezionista
come si chiama il tipo che ha fatto il museo a Los Angeles, più grosso collezionista Ah, statunitense. il coso, sì, è di Broad. Eddie Broad, appunto, Eddie Broad. Lui, nel momento in cui fa una grossa cooperazione commerciale, lui fa un'operazione culturale, però. Cioè, lui dice, io compro all'asta un dipinto di Christopher Wool, che sono delle scritte su una tela, praticamente. Lui ti sta dicendo, delle scritte su una tela costano 30 milioni. Allora, in quel momento lì, tu, nel momento in cui, come abbiamo visto, tutta la critica d'arte è stata distrutta, ormai non vale più niente. Noi sappiamo benissimo che chiunque può dire qualsiasi cosa, no? Non c'è nessuno che vada più a leggere il testo di Clement Greenberg, no? Per dire cosa succederà nel mondo dell'arte contemporanea. L'unica cosa che conta sono i risultati d'asta. Cioè, però il risultato d'asta, cioè uno come Eli Broad, che è un stra super mega miliardario, a lui non interessa niente far più soldi. Lui vuole porre un segno nel mondo. Lui ha fatto un museo. Compra i quadri a un certo livello perché vuole affermare dei valori. Quello lì Però è. lì l'arte c'è, cioè io no, l'ho anche visto il museo, cioè io il Museo Nuovo non l'ho visto, io ho visto la parte che c'era all'ACMA, no? Sì. Legata alla sua collezione. Ma però nel caso di Beeple, in realtà l'arte lì non c'è, cioè. Ma no, no, io invece non credo che sia così. Secondo me c'è l'arte e c'è praticamente un lavoro che questo qua ha fatto, vabbè, 5.000 immagini in 13 anni, eccetera, eccetera, ha fatto le sue immagini e è diventato una specie di baluardo attraverso questa operazione economica di un nuovo atteggiamento praticamente. Infatti noi parliamo di queste cose qua, perché gli NFTs, cioè, fra l'altro, oggi viene, oh, ieri è stato lanciato ieri sera il sito in cui io ho i miei NFTs, che è questo Postmasters Blockchain, che è appunto il sito che ha fatto la galleria di New York. Però loro lo fanno in collaborazione con l'artista che ha fatto per primo un NFT nel 2014. Però nessuno ne parlava, nessuno interessava, era l'ultimo delle cose, chi se ne frega degli NFTs praticamente. E invece gli NFT sono sulla bocca di tutti proprio perché è stata fatta questa operazione che però non è fatta per rivendere le opere, è fatta per imporre questo fenomeno. E questi due indiani che hanno fatto questa operazione, che sono due indiani che vivono a Singapore, che poi loro si raccontano come dei migranti di colore, questa è una cosa divertente, che invece sono stramiliardari anche loro, ovviamente, però loro dico, però alla fine è vero, lì c'è un'operazione fatta. Al posto di essere degli statunitensi miliardari di Miami come i Rubel, per dire, o Eli Broad, che dice vado a comprarmi le cose in India e faccio diventare importantissimo l'artista tal dei tali, loro fanno l'opposto. Noi siamo due indiani che comprano il lavoro di un americano, lì è un'operazione geopolitica quasi, praticamente, da una parte. E due, siccome in quei mondi lì non è mai penetrata l'arte contemporanea con tutte le sue problematiche, che sono quelle tipicamente appunto occidentali, che derivano appunto da questo scontro fra iconoclastia e iconofilia, praticamente, lì il loro viaggio su una logica completamente diversa. Non interessa niente ai giapponesi, per esempio, mia moglie che ha studiato arte in Giappone, cioè tutte le problematiche su cui noi, ma ai giapponesi stessi, voglio dire, cioè, loro sono bravo a disegnare, cosa faccio? Voglio fare i manga. Cioè, i Murakami, famosissimo artista giapponese, eccetera, eccetera, lui vende negli Stati Uniti, non vende in Giappone, per dire. È una cosa per, tipo, non so, la Mariko Mori, è la figlia del miliardario La Uden Sony. Miyazaki, la Mori Tower a Tokyo, capito? È un hobby per i super ricchi, ma non interessa niente a nessuno l'arte contemporanea, perché non c'è motivo perché ci debba essere, praticamente. Quindi, lì sta nascendo un altro mondo, praticamente. E quindi, Beeple Crap, secondo me, vabbè, può piacere o meno, alcune cose, secondo me, non sono neanche così male, però ha dato la stura a tutto un mondo che adesso è diventato, è in primo piano ed è veramente il XXI secolo comincia adesso, cioè questi ultimi 20 anni eravamo ancora nel secolo XX praticamente, comincia adesso e adesso vedremo che cosa tutta questa cosa riuscirà a produrre in termini proprio di influenza anche sugli altri media. Io sono abbastanza fiducioso sul fatto che appunto perché è un fenomeno globale, entro cui entrano culture che non hanno mai avuto a che fare con le problematiche nostre occidentali di cui sopra, e in più è legato appunto a questa prominenza della tecnologia, farà in modo che tutta una serie di problemi verranno completamente bypassati e le immagini figurative saranno di nuovo al centro di tutto praticamente.
Ma il fatto che però venga valutata e venga messa all'asta, vengono messe all'asta le GIF, per esempio, questa cosa non ti sospettisce per certi versi, visto che il tuo No. lavoro comunque, no? No. No, a me va benissimo, anzi io spero che tutta questa maledizione che c'è nell'arte contemporanea dell'atteggiamento speculativo, del compravendita continua, trovi posto solo lì. E così a noi ci lasciano in pace, capito? Noi facciamo i nostri quadri, vengono venduti, magari poi in un secondo momento ne parleremo, vediamo come noi pittori riusciremo a usufruire molto bene, secondo me, finalmente di questa cosa, nel senso che noi a un certo punto potremmo fare delle matrici, i nostri quadri sono delle matrici e andranno, non li metteremo più in vendita, capisci? Andranno in vendita come NFTs, 100 copie, 200 copie, capisci? E noi. Forse questo potrebbe essere un atteggiamento che ritorna al 400 E con la certo, funzione dell'incisione, no? assolutamente. La copia, il multiplo del quadro importante che è uno, e poi una serie di incisioni che poi sono quelle che hanno veicolato praticamente le opere importanti, no, in tutto il mondo, voglio dire. Assolutamente così. Io sono convintissimo che sarà così. Ma la cosa interessante sarà proprio il fatto che noi finalmente potremo arrivare allo stesso status a cui tutti altri operatori in altri media sono arrivati già da tempo nel mondo industriale, che è quello di stare, che ne so, io ho sempre invidiato lo scrittore che passa 10 anni a scrivere un romanzo. Ma perché io devo produrre un quadro al mese o due quadri al mese e devo overprodurre, capito? Produrre come un pazzo per soddisfare un mercato che in realtà è un mercato estremamente arcaico, perché è poi un mercato di oggetti praticamente. Invece lo scrittore sta 10 anni, si fa il suo romanzo, viene stampato in 100.000 copie, 200.000, non so quanto sia, sì, 1 milione di copie a seconda di quanto successo fa questa cosa, si gode le royalties e ha fatto il musicista uguale. Perché il pittore no? Ecco, è arrivato finalmente la possibilità anche per i pittori, per quelli che producono immagini singole, che non sono quindi schiavizzati da una produzione che è quella, per esempio, dei fumetti o del cinema o dei videogiochi, dove appunto io li conosco perché ci ho lavorato tanto con questi qua, praticamente anche appunto lì a Los Angeles, a New York, mi è capitato molto spesso di lavorarci su vari progetti di persone che hanno un talento pazzesco e devono stare lì a lavorare alla produzione di un film sotto un cretino, che era un cretino, di un regista che non sa nulla. Che non sa nulla, solamente ci è arrivato lì perché gli ha dato fiducia, perché fa parte di qualche famiglia, gli hanno mollato dei miliardi in mano praticamente, e fa lavorare come schiavi delle persone con competenze pazzesche. Allora, questa cosa qua dell'NFT fa in modo che queste persone finalmente si possano sganciare da questi sistemi di produzione di tipo schiavista, che è peggio della costruzione delle piramidi, secondo me. Cioè, tu figurati che questa gente fa dei disegni bellissimi, degli schizzi, delle robe meravigliose, dei modelli, non possono tenere niente di quello che hanno fatto, non possono fare vedere niente, perché è tutto di proprietà Materiale della di produzione. produzione, Capito? È sì. una cosa spaventosa. Finalmente, questi qua che quando lavoravano tipo, non so, 15 ore al giorno, poi tornavano a casa e facevano le ultime ore facendosi i loro modelli 3D, eccetera, eccetera, dentro al loro computer, possono isolarle e metterle come NFTs e finalmente possono, non sono più quel mezzo secondo di credits alla fine del film, sono loro stessi, insomma. Cioè, c'è quasi una specie di riscatto epocale per delle figure di persone che hanno competenze pazzesche, praticamente. Ora, io ho anche una certa rabbia perché poi ho lavorato quando ero a Milano, facevo anche gli storyboards, gli shooting boards, queste cose qua per la pubblicità, per i videogame, per i videogiochi, scusa, le cose che erano i music videos e queste cose qui. E mi trovavo a lavorare con della gente che non capiva niente, non sapeva niente, però erano loro che comandavano, capisci? Mi Senti. sento un po' di rage. No, mi piace che sei, insomma, che sei fomentato. È giusto che sia così. Senti, però io non vorrei lasciare il discorso in sospeso su, poi vediamo anche altri lavori, però questo lavoro qui in particolare, ne parliamo un attimo, per Sì. cortesia. Allora, praticamente questo lavoro, appunto, su questo discorso di iconoclastia, allora praticamente io mostro questo gruppo di, diciamo, sciamani nativo americani all'interno di una grotta che dipingono le loro figure, i loro simboli, eccetera, eccetera. E a un certo punto arrivano questi tre puritani, che un preacher, diciamo,
un predicatore con la Bibbia in mano e due killers con le pistole in mano che cominciano a farli fuori tutti quanti praticamente. Questo qua è Clement Greenberg, il profeta dell'espressionismo astratto. Questo è come si chiamava? Daniel J. Barr, che era il Ah, direttore il primo direttore del MoMA, sì. del MoMA. Esatto. E questo qua è Jackson Pollock. Allora, questi tre qui stanno sparando addosso a questi nativi americani, le cui fattezze sono uno Michelangelo, l'altro è Raffaello. Questo sono io stesso, spaventati, con i capelli lunghi che non ho più, spaventatissimo, che sto cercando di scappare. Forse sarò l'unico che sopravvive, forse, insomma. Per cui praticamente io volevo far vedere che appunto c'è questa specie di mondo molto largo, molto ampio, no? Che va dal mondo, diciamo, della pittura delle caverne di Altamira, che poi si è protratto nel tempo in tantissime località del mondo, appunto il mondo dei nativi americani, piuttosto che appunto molte tribù africane, eccetera, eccetera, e che però appunto non ha niente di differente con la Cappella Sistina, sono tutte queste grotte, no? Sono queste grotte piene di immagini, no? La camera pitta di così dice, di Mantegna, no? La camera degli sposi, tutte queste grotte, no? Piene di immagini, nascono tutte lì, da lì, da Altamira, insomma, non c'è nessuna differenza da Lascaux, Altamira, ed è il mondo di questi adoratori delle immagini praticamente, e dall'altra parte invece c'è il mondo che a un certo punto è venuto fuori di questi che hanno necessità di eliminare questo culto delle immagini. C'è il minimalismo, ci sono delle architetture minimalismo senza Eh sì, tetto, scusami, mi ero no? dimenticato. E queste qua sono praticamente queste nuove costruzioni che questi puritani stanno facendo, che in realtà sono delle sculture di Carl Andre. Questo mi viene perché una volta avevo parlato appunto con un architetto appunto statunitense e a un certo punto lui mi ha detto così, mi ha rivendicato proprio questa origine puritana della sua architettura e del minimalismo. Poi ho letto ovviamente vari libri, alcuni molto interessanti, cioè uno di questi di questo Simpson che si chiama Under the Hammer, che è un libro molto bello che parla appunto dell'iconoclastia puritana dall'età elisabettiana fino a oggi praticamente e di come appunto tutta l'arte dell'espressionismo astratto, il minimalismo siano tutte collegate con questo concetto. Lui dice per esempio c'è un dipinto di Barney Newman che è una linea, no? Esatto, e si chiama Poi i Abraham. famosi zip paintings, no? Esatto, ma il titolo però è Abraham. Ma perché si chiama Abramo, un dipinto che ha una linea, no? Quindi ovviamente ma perché? Perché Abramo è stato il primo iconoclasta, è stato quello che nella bottega di suo papà che faceva sculture, idoli, è andato dentro con un martello e ha spaccato tutto praticamente. Ecco, per cui insomma c'è questa radice molto molto sentita, molto importante, ovviamente legittima, che è quella di concepire le immagini in un certo modo praticamente, cioè le immagini che non siano immagini, che non si prestino a diventare idoli. Ecco, questo è il problema. Mentre invece, appunto, io mi considero un idolatra totale, praticamente, perché appunto sono, come dicevamo prima, siamo imbevuti di questa cultura che ha dato luogo appunto a queste immagini pazzesche, che è quella appunto della rappresentazione del divino, che però è anche quella greco-romana, insomma, cioè di fronte a, che ne so, Infatti sulla c'è il del paganesimo, no? C'è tanto paganesimo. paganesimo nel tuo lavoro. Io adesso ricordo anche questo bellissimo dipinto di questo dio Pan crocifisso mentre la Ah, gente sì. Certo. no, lo fotografa. Non so se l'ho messo là. Vediamo Vabbè, ma se. tanto i ragazzi Eccolo. lo trovano in rete comunque. Eccolo qui. Eccolo, sì. Questo è piuttosto recente, non mi pare. Ma no, ma avrà 10 anni questo qua. Ah, C'ho 10. però, insomma, il tempo passa. Purtroppo sì. Quello è il dramma. Sì. Che poi questo ha anche dimensioni contenute, mi pare, Ne ho fatto rispetto al precedente. uno piccolo, ne ho fatto uno piccolo in Ah, bianco ecco. e poi questo qua è abbastanza grande, sarà 2 metri di altezza, Ah, penso. beh, allora sì, non è proprio. Perché io, come sai, ho sempre questa necessità mi piacciono le dimensioni grandi, insomma. E, no, vi faccio vedere un altro dipinto sempre a proposito di questo tema di cui dicevi, no? Sempre a proposito Lo dell'iconoclastia. scontro tra iconoclastia e iconofilia, no? Puritanesimo e nuovo mondo. Esatto, qui sono appunto esattamente dei puritani che vanno a mostrare al diavolo una Bibbia aperta proprio sul secondo comandamento e il diavolo è un pittore, perché ai loro occhi il pittore insomma, ha qualche cosa di evil, di demoniaco praticamente.
e il bambino ha un libro che è una monografia di Barney Newman, appunto. Ma questo però è un dipinto ricavato sulla base di un dipinto di Michael Packer, perché io ho utilizzato la composizione di Michael Packer del diavolo che mostra Sì. il libro delle, così, cioè, delle menzogne a Sant'Agostino, e ho invertito però i ruoli. Allora mostro i puritani che mostrano la Bibbia al Sì, è il demonio. contrario, diciamo, no? Perché Packer era un Allora, hacker, era una cosa del genere, era un puritano anche lui, era una sorta di quadro pedagogico, no? Giusto? sì, però se il libro delle menzogne è esattamente nello stesso punto, allora uno deve domandarsi qual è il libro delle menzogne. E vabbè, insomma, comunque queste sono. Vabbè, vi faccio una carrellata veloce su questi quadri. Appunto, per esempio, anche questi quadri qua sono parte di una trilogia che avevo fatto in collaborazione con un curatore spagnolo. Avevamo un po' ragionato, poi l'abbiamo mostrato in un museo in Cile, e qua appunto avevo ragionato sempre in quei termini lì. Allora, questi qua sono una serie di white Americans, diciamo, che vanno a catturare uno schiavo che si è nascosto, però ovviamente lo schiavo viene da una cultura animista, le immagini, questi qua invece hanno la Bibbia in mano, sono sempre lì, insomma. Beh, Anche comunque c'è un questo. risvolto politico importante nel tuo lavoro, cioè c'è proprio una presa politico nel senso di presa di posizione. Molto. Sì. In qualche maniera io a un certo punto io lavoro su due binari, appunto. Da una parte temi che sono riflessioni appunto su questa problematica appunto dell'arte contemporanea, dell'iconoclastia, e poi dopo invece sull'utilizzo che posso fare una volta superato questa problematica della pittura al servizio appunto di temi e narrative che mi interessano. In questo caso qua, per esempio, questo è un nativo americano ammazzato, appunto qui c'ha il suo totem, ovviamente, e sta cadendo la neve, no? E quindi e la neve cosa vuol dire? Nel momento in cui cadrà e coprirà completamente, sparirà la sua immagine, il quadro diventerà un quadro completamente bianco, un Robert Reimann, per dire. Quindi, insomma, quel quadro di Robert Reimann, quindi per me vuol dire l'annullamento di tutte le culture a favore di questa cultura che si vuole imporre attraverso l'annullamento dell'immagine dell'altro da sé, praticamente. Quindi, insomma, io la vedo in maniera molto, cioè, a me interessa molto il conflitto, insomma. Io penso che l'Occidente sia un teatro di conflitto e mi interessa lavorare sul conflitto. Beh, a proposito di conflitto, qua c'è una sorta di. Sullo sfondo c'è Burzum. Esatto. C'è Burzum Giusto? che ha appena bruciato una chiesetta, e questo è uno di quei dipinti che non so neanche perché l'ho fatto però senza sapere il motivo. Ogni tanto anch'io ho queste defiance dove mi Anche lascio è andare. enorme questo, poi, cos'è? È molto Lunghissimo. grande. Sì, Sì. sarà, non so, 4 metri, tipo una cosa così, insomma. E questo però è un dipinto così, una specie di visione dove non ho bene chiaro l'idea. Però alla fine, in realtà, sono tutte quante diverse prospettive su diversi punti, no, vedi, cioè diversi spazi che si affacciano tutti su uno stesso spazio. Addirittura c'è qua un samurai che è praticamente una visione invece dello spazio bidimensionale, qua c'è invece si entra dentro a un videogioco. Cioè, esatto, ci sono diverse modalità, no? Di rappresentazione, perché c'è un fondo che però è anche scenografia per certi versi, Esatto, c'è la esatto. pittura dipinta, c'è lo schermo, c'è il videogioco, sì, ci sono tante cose. Sì, mi domando anch'io che cosa ha combinato lì, ma comunque insomma. Questi qua sono dipinti appunto tipici quando ho fatto di Los Angeles, avevo individuato questo tema qua di queste donne in macchina che fanno incidenti, non so come mai. Per poi arrivare però alla grande epopea di James Dean, no? Esatto. Perché poi dopo ci sono queste il soggetto più o meno è lo stesso, però c'è il famoso incidente di James Dean. Sì, questo qua, quello che avevo portato appunto alla Biennale, questo, dove praticamente ho fatto, ma anche queste qua sono delle specie di visioni molto istintive, dove non, cioè, ho voluto mettere insieme due o tre elementi, questa esplosione del pozzo petrolifero, che però deriva anche dalla visione di un film, come dicevi prima, no? Io cioè, a me interessa essere sempre legato, più che mi interessa, cioè mi vengono delle molta ispirazione appunto dai media, insomma, questo era il film There Will Be Blood. Ah, beh, lì è il petroliere. Esatto, che è un film Petroliere in bellissimo italiano, sì. e mi ha dato un colpo, Paul Thomas Anderson. esatto, un colpo molto forte dal punto di vista emotivo, e allora ho voluto trasporlo in questo quadro. Guardi molti film, leggi molto, cioè, dove.
Attingi ovviamente da questo serbatoio ovviamente mitologico tuo che ormai ti sei costruito negli anni, insomma, ormai sei, insomma, sei un maestro della tecnica perché dipingendo da quando sei nato praticamente ormai la possiedi, però in realtà trovi dov'è che alimenti questa cosa qua? Cioè, le risorse esterne dove sono? Beh, io penso appunto che sia come io faccio la vita che fanno tutti quanti, no? Cioè, guardo la televisione, guardo i film, no, la televisione no, guardo più perché non ce l'ho, guardo i film su Netflix, guardo YouTube, vivo all'interno di questa nuvola mediatica in cui viviamo tutti, no? Praticamente. E semplicemente che appunto, ovviamente sono molto appassionato di musica, ho letto da bambino La nascita della tragedia dello spirito della musica di Nietzsche, per cui... l'ho letto che avevo 14-15 anni, insomma, praticamente. Quindi la musica per me è sempre stata una fonte enorme di, così dice, di ispirazione, ovviamente avendola studiata molto. Però appunto credo di essere, come tutti noi, immerso, no, in questa specie di grandissima nuvola mediatica. E semplicemente a un certo punto ci sono alcune cose all'interno di questa nuvola che mi colpiscono, le trovo afferenti al mio tipo di sensibilità o mi sembrano più solide o che siano entrate all'interno di questo cuneo di attenzione, no? Che le solidifica in qualche maniera e quindi comincio a lavorarci sopra. Però appunto, come dicevi tu, come dicevo prima, faccio schizzi, magari butto su tantissime idee e magari poi il quadro lo faccio 2 anni dopo, 3 anni Sì, ci dopo. giri intorno prima, ci giri molto Esatto, ci intorno. giro intorno tantissimo e continuo a reagire in qualche maniera. Questi per esempio sono due quadri che fanno parte di una serie che ho fatto quando sono arrivato a New York. Una delle prime cose che mi è venuta in mente, diciamo, il primo viaggio che ho fatto a New York l'ho fatto nel 2001. E sono tornato indietro con queste immagini, queste figure volanti. Non so come mai mi era venuta in mente questa cosa. E Le allora streghe sono fondamentalmente, sono delle no? specie di streghe, sì. Ma non so come mai sentivo questa specie di figure demoniache incombenti, no? Nel 2001, poi dopo pochi mesi ha buttato giù la torre, per dire, lì, le Twin Towers, no? E poi quando sono tornato a New York, questo è stato 2 anni dopo, nel 2000, no, 3 anni dopo, nel 2004, il tema è tornato in qualche maniera. E però, se all'inizio io volevo dare le fattezze di Madonna, la cantante, a queste specie di streghe, poi invece ho conosciuto questa ragazza, che è stata una mia modella, che però era una molto famosa a New York a quel tempo, era spesso sulle copertine, si chiamava Julie Atlas Mutz, vabbè, si chiama ancora adesso, è una che faceva, come si chiama, burlesque, che è questa specie di Sì. Sì, striptease un po', boh, non so... con dei diciamo dei dettami un po' anni 50. Esatto. E praticamente le faceva anche la modella presso vari pittori. E allora... Ho detto, va, proviamo a costruire su di lei tutta questa specie di mitologia, no? E come al solito c'era una piccola mitologia che stava nascendo lì a New York, allora io ho detto, boh, inserisco anche il mio lavoro all'interno di questa mitologia. Poi, fra l'altro, lei aveva cominciato a lavorare addirittura come artista da Jeffrey Deitch per un po' di tempo, ha fatto anche l'artista, insomma, delle opere terribili, ma comunque, insomma. Come performer o come editrice? Faceva le foto, ma non ti dico di che cosa, insomma. Ma la dipingevi dal vivo o in questo caso facevi delle foto? Facevo le foto, no? Facevo le foto. Facevo tutto. Anche perché un lavoro del genere, quanto ci mettevi a realizzarlo? Beh, questo, ma non so, questo ci avrò messo, non so, 20 giorni, un mese, insomma. Con Questo sì. tutta la processione, beh, quando tu poi sei trasferito a New York, hai dovuto anche trovare comunque dei service che ti permettessero di poter scansionare i Beh, in questi modellini. casi qua io facevo le sculturine in plastilina a quel Li tempo, fotografavi. 2004-2005, una cosa così. Facevo queste sculturine in plastilina, poi facevo delle cose al computer, sculture in plastilina, chiamavo la modella, facevo le foto, mettevo un po' tutto quanto insieme praticamente. Cioè il processo proprio rigoroso, finalmente portato alla fine, sono gli ultimi 7-8 anni che lo sto facendo Ah, praticamente. Ho ok. dovuto, come dire, impadronirmene, insomma, di questa cosa, è stato abbastanza lungo. Senti, a New York hai trovato un clima, questo è meraviglioso, quello di prima è uno dei lavori secondo me più belli, Ah, grazie, ti ringrazio molto. proprio, ma poi te l'avevo già detto, vabbè, però te lo ripeto, anzi, rimane pubblicamente questa cosa, questo, anzi, la foto non rende giustizia, perché adesso noi lo vediamo nello schermo, dello schermo, dello schermo, dello schermo, però questo lavoro qua io l'ho visto dal vivo. Sì, l'avevo visto in una mostra che tu avevi fatto, io sono anche il catalogo da qualche parte, era Ah, una certo, collezione. a Verona, a Verona. Ah, A Verona. ma ti ringrazio tantissimo, Questo è un sono molto onorato. capolavoro, cioè proprio
vabbè, poi ne fate tanti altri, però no, ma forse siamo, quindi... siamo 2003, quando 2004? Sì, 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 2004 deve essere stato, 2005, forse 2005 deve essere stato. 2005. Ah, ok, io quando l'ho visto questo, cioè una roba incredibile. Anch'io penso di essere, però è una di quelle cose che mi sono venute fuori così e dopo non sono mai più tornate, questo tipo di cosa così, come dire, vabbè, è mortuaria. Sì, però è molto sognante, cioè molto sognante. In alcuni lavori hai anche una muscolarità, no, che, sì, no, che comunque a volte pesa, no? Sì. Cioè volutamente pesa. Questo invece è più, per certi versi, è più, ecco, è una sorta di lirico, di pan sognante, no? Perché poi in realtà ricorda molto il Diopan, non so, a me sì, ricorda il Diopan perché è posto, sì, ho cioè, messo i pantaloni pelosi, esatto, con quell'intento proprio, era proprio quella l'idea, no? E poi arrivano questi qua che sono i soliti. C'è questa attesa, loro che guardano in alto non si capisce che cosa guardano esattamente, no? E c'è una sorta di qualcosa che deve accadere o che è già accaduto, insomma c'è una sospensione temporale che a me... insomma, che apprezzo particolarmente in questo, no, ti ringrazio, mi fa molto piacere. Effettivamente è stato un po' un unicum nella mia produzione questo qua, proprio perché c'è questo aspetto che non mi viene facilmente, insomma. Questi per esempio invece sono dei lavori su Duchamp, sul Grande Vetro. Il Grande Vetro, è vero, adesso lo... non si capisce bene, però è sul Grande Vetro e su Etan Donné, se vedi, sì, sì, qua è proprio Etan Donné. Praticamente era un'ipotesi che tutto il meccanismo che c'è nella parte inferiore di Etan Donné sia un meccanismo pronto ad esplodere, perché effettivamente se tu vai a vedere bene la slitta praticamente non può muoversi, le due forbici che dovrebbero tagliare la caduta di gas non possono chiudersi, non possono mai tagliarla questa caduta di gas, perché sono tenute con delle barre metalliche sulla slitta, insomma... Prima o poi esplode, ecco. Allora mi immaginavo cosa succede se esplode questo meccanismo che per me era il meccanismo della modernità, che impedisce di arrivare all'immagine praticamente. E infatti Duchamp poi ci arriva alla fine della sua carriera all'immagine, però attraverso i due buchini sulla porta, no? E allora a un certo punto mi immagino questi tipi che entrano dentro, nove ragazzi, diciamo, che entrano dentro alla soffitta, no, della modernità, ormai questo specie di luogo abbandonato, salgono per le scale, però c'è ancora la nuvola rosa praticamente che sta in alto, la bride, no, la sposa, il gas, sì, no? E poi appunto c'è questa specie di strano elemento che Duchamp aveva ricavato dai suoi dipinti precedenti, che ha un becco, io mi immagino che vengono attaccati da questo elemento, muoiono quasi tutti a parte uno che riesce finalmente a rompere le porte, praticamente entra dall'altra parte e lì c'è la tipa che lo aspetta. Esatto, c'è la natura. C'è la natura, praticamente. E quindi ritorna la possibilità dell'immagine, secondo me, che è questa la situazione. Sì, sì. Senti, ti è costato trasferirti a New York o l'hai fatto con piacere? No, l'ho fatto con piacere. In crisi della tua vita o... No, praticamente io a Milano, a un certo punto, quel periodo lì, negli anni, diciamo, fine 90, inizio 2000, era un po' una situazione ossessiva. Tutti parlavano degli Stati Uniti, gli Stati Uniti di andare a New York, c'era Flash Art che rompeva... Ricordo una tua lettera. Ma mia, non parlavo di quella perché... Ricordo una tua lettera, la ricordo. Ma sì, vabbè, lasciamo perdere. Sì, vabbè, ma tanto... Sappiamo il tipo, no? E praticamente c'era questa ossessività degli Stati Uniti, no? A un certo punto ho detto, beh, siccome appunto qua in Italia le cose te le raccontano come vogliono loro, appunto ho detto, boh, ci vado io allora, vado a vedere un po' com'è la situazione. E poi mi sono trovato subito bene, perché ho trovato subito una galleria, appena sono arrivato praticamente un mio amico... Ma tu come hai fatto, no? Perché poi i ragazzi vogliono saperlo, ma poi ogni volta è un caso a sé stante, no? Cioè tu arrivi a New York con le valigie di cartone, no? Sto scherzando, sì, però... Praticamente sì. E arrivi... Io sono Nicola Verlato, voglio fare una mostra da lei, così funziona. No. Anzi, sì, ovviamente, giustamente... No, praticamente io sono arrivato lì, conoscevo due persone. Un mio amico si chiama Peter Schoolworth, che è un pittore appunto americano, e poi un altro amico che è Angelo Filomeno, che è un artista italiano che sta a New York da tantissimo tempo, ha fatto una carriera anche importante lì. Comunque, sì, insomma, sì. Allora, uno mi presenta
alla sua galleria, anche l'altro, sono tutti e due molto generosi, mi hanno presentato alle rispettive gallerie, uno alla sua galleria che era la, non mi ricordo più, che era Cosa Peter. che non capita spesso, questo No, bisogna assolutamente. sempre dirlo ai ragazzi che ci ascoltano, perché comunque Molto, no, molto è difficile. difficile, sì. Sì, quasi nessuno vuole presentarti alla galleria. Anche perché sei un competitor in più, voglio Sì. dire, capita ogni tanto perché capita, però insomma, generalmente si tende a ognuno al suo Sì, io orticello, giusto? devo dire la verità che non perché voglio dire che sono un'eccezione, però ho presentato un sacco di persone e molto spesso poi dopo non sono stato ripagato da questa cosa, perché a me hanno fatto questi favori e quindi anch'io ho ritenuto di doverli fare, insomma, ecco. Allora, questo mio amico Peter Schulwer mi ha presentato questa galleria, con questa qua non ha funzionato, mentre invece l'altro, Angelo Filomeno, mi ha presentato una piccola galleria con cui lui non voleva neanche avere a che fare, insomma, comunque a me mi andava bene. Questo qui ha appena visto i miei quadri, ha detto, ah, dobbiamo fare subito qualche cosa, ti do una mostra, perché? Perché, voglio dire, Perché il lavoro spero c'era. sul fatto che ci fosse il lavoro, ovviamente. Ma però c'era anche una cosa fortuita, che però lo era fino a un certo punto, perché sono andato a New York anche per quello, che John Kering aveva appena avuto una mostra alla Whitney Museum, per cui si parlava solo di lui praticamente, quindi si parlava di uno che alla sua maniera faceva pittura figurativa in una maniera proprio in faccia Sì, praticamente. anche molto europea, no? Perché poi i suoi riferimenti sono Pontormo, sono Sì. insomma Hans Baldung Grin Brandino. particolarmente, per esempio i dipinti delle donne sul fondo nero erano tutti Hans Baldung Grin, Esatto, Cranach e tutto quello molto. esatto. Per cui praticamente c'era questo improvvisa fiammata di interesse per la pittura figurativa e colta, tra Sì. virgolette, e quindi non iperrealista, insomma, e quindi, come dire, io sono andato lì perché sapevo che c'era questa situazione, volevo approfittarmi di questo, approfittarmi, volevo vedere se entravo in sintonia con questa cosa. Poi ho anche conosciuto John Kering, però vabbè, non, come, vabbè, diciamo non simpaticissimo, insomma. Ho conosciuto invece uno che è diventato un po' mio amico, che è uno che io ammiro molto, che appunto è uno che ha avuto meno fortuna, però lavorava appunto con Deitch per un periodo, che era questo Kurt Kauper, il cui lavoro mi Ah, è piaciuto sì, molto. come Lui, anzi, a me piace più di no. Sì. Kering, perché è un lavoro più diretto, più onesto, meno sarcastico, ironico, meno ambiguo, insomma. Ecco. A me piace moltissimo il lavoro di Kurt, veramente è uno di quelli. Devo dire che, ecco, se io devo fare un riferimento oggi uno a cui ho fatto riferimento è Kurt, praticamente. Ok, sì, Perché. beh, c'è anche un certo tipo di similitudine tecnica per certi versi, Sì, rispetto molto, a Kerry, molto. no? Che più per certi versi è più evanescente, no? Sì. Anche se poi io anche l'ho visto dal vivo e non ho visto tanto di lui, però ho visto, insomma, è un pittore sublime, No, insomma. bravo, 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 sì. È diventato sempre meglio, poi fra È l'altro sempre me, esattamente, sì, è sempre me. migliorato sempre, quindi è uno che ha continuato a studiare, insomma, ecco, a migliorare, a capire, insomma. Comunque, lì, appunto, essendoci questo interesse verso la pittura figurativa, mi ha dato subito da fare una mostra, questo qua. Infatti, ed era questa mostra appunto di Duchamp. È andata bene, abbiamo venduto tutto subito, tutto a posto, insomma. Però poi, dopo lì, nel giro di pochissimo tempo, è successo un evento, almeno io credo che sia stato quello il motivo, perché ha un po' scioccato tutti. È stato aperto il New Museum e lì c'è stato un cambio di interesse immediato, totale, tutto questo interesse che c'era precedentemente per la pittura figurativa, eccetera, eccetera, è svanito a favore di un'arte di nuovo concettuale, Sì, installazioni. soprattutto post-concettuale, anche c'era questa tendenza in quegli anni, no, di questo unmonumental, no? Quindi un po' Bravissimo, è stato anche un proprio po' bric-à-brac. quello. Molto quello. Era praticamente arte fatta con residui. Sì. Addirittura spazzatura, insomma, capito? I sacchi neri, insomma, cose di quello. Rachel Harrison era l'artista di punta, appunto, Rimetto, sì. di quel momento lì. C'è stata questa cosa qua che ha bloccato tutto. Per cui, anche, per esempio, alcuni artisti, li ho visti cacciati da gallerie molto importanti, improvvisamente sono finiti, insomma, è sparito tutto, insomma. Perché poi in America funziona così, cioè in realtà la mobilità è talmente veloce che Sì. Sì.
una roba pazzesca. Una galleria, per esempio, con cui ero venuto in contatto, che sembrava che volesse lavorare con me, era venuto a fare lo studio visit, che era la Bellwether, era una galleria che andava molto, molto bene quel tempo, era molto in vista. Improvvisamente ha cambiato completamente il programma, non si è più fatta sentire, non ho più lavorato con loro praticamente. Allora lì sono entrato in contatto con tutto l'ambiente di JustaPose, che io non conoscevo, non sapevo nemmeno chi fossero praticamente. Allora loro hanno cominciato a contattarmi, mi interessava il lavoro mio, mi hanno cominciato a invitare a varie mostre nell'altra costa, Sì, appunto in come si Los dice, Angeles. a Los Angeles. Quindi dopo un po' di anni sono andato a vivere là praticamente e mi sono entrato dentro anche a quel tipo di ambiente lì, da cui poi sono riuscito, perché anche lì non, insomma, non è che le Sì, cose vestita un po' anche la tendenza, diciamo, c'è stata un'esplosione in quegli anni di quella roba lì che in qualche modo ha contaminato anche un po' l'Italia, no? Però insomma, poi è anche una cosa che ha fatto un po' il suo tempo. Io penso che però tu hai sicuramente molto più il posto della situazione. Io penso che ci sono delle cose che gli americani sanno fare benissimo, no? E ce l'hanno già in casa quella roba lì. Anche perché vivi anche quella. Io penso, ma sono qui poi a chiedertelo, cioè, però in America in realtà l'alto e il basso, la contaminazione funziona molto di più rispetto a un paese come l'Italia, che comunque ha un passato, un DNA completamente diverso da quello degli Stati Uniti, E no? come ripeto, appunto, lì funziona molto, però all'interno di un certo ambito. Oltre quello non può andare, nel senso che nei musei quelli importanti non ci entri praticamente. Cioè, nel senso che Mark Ryden, che è, diciamo, quello che ha fatto più soldi di tutti all'interno del pop surrealism, eccetera, eccetera, oppure il papà di tutti, che è Robert Williams, Robert lui si è Williams. inventato JustaPose, per dire, lui ha creato la rivista praticamente. Cioè, lui è riuscito a fare, per, che ne so, la Biennale del Whitney fatta da Bonomi. Li ho visti proprio quando si sono trovati, perché è stato Deitch che ha presentato Williams a Bonomi da Shafrazi, e a un certo punto Bonomi non sapeva neanche chi fosse Robert Williams, era lì che girava nella mostra da Shafrazi, una bella mostra tra l'altro di Robert, e ho visto che sono presentati praticamente. Però poi cosa è successo? Bonomi gli ha messo solamente quattro acquerelli. E Williams si è incazzato come una bestia praticamente, perché dice: vabbè, posso entrare alla Biennale del Whitney, ma sempre in forma minore, cioè non con un quadro finito pieno di dettagli come quelli che fa lui, capisci? Per cui praticamente c'è tutto un ambito grandissimo dove questa, fra virgolette, contaminazione esiste, ma poi che non è neanche contaminazione, nel senso che chi fa quadri a un certo punto, nella maggior parte dei casi, vuole esprimere le idee che c'ha in testa praticamente, no? Voglio dire, e quindi cosa succede? Io non è che vivo, cioè, voglio dire, uno come Robert Ryman, oppure come o i minimalisti, eccetera, eccetera, sono persone che si astengono da fare certe cose, capisci? Mentre invece è normalissimo che se io vivo questo mondo, a un certo punto, se mi piace Jimi Hendrix, voglio fare un quadro su Jimi Hendrix, e ritorno ancora a Jimi Hendrix, ovviamente. Cioè, non c'è niente di male. E ovviamente il problema è che è molto complesso fare un bel quadro facendo Jimi Hendrix, è estremamente complesso. Magari prima o poi ci si arriverà, magari o lo faccio io, magari lo fa qualcun altro, non so, qualcuno Hai riuscirà a fatto dei farlo. bei quadri con hai fatto dei lavori hai fatto qualcosa con Jimi Hendrix? Con Jimi Hendrix, sì, appunto, quel quadro lì, quello molto Sì, orizzontale, c'è anche lui. Ho c'è una citazione. Beh, hai fatto anche lavori con Robert Johnson, fatto i lavori con Robert Johnson, che anche qui è un assolutamente. altro capolavoro, eccolo qui, no? E insomma, il blues del Delta. Esatto, grazie. Mi sono contento che ti piaccia. Fra l'altro, la cosa divertente è che io, perché l'ho fatto? Perché tu leggi, non so, le biografie degli artisti, leggi, che ne so, ascolti Eric Clapton, ascolti Jimi Hendrix, hanno tutti fatto delle canzoni che poi alla fine le ha scritte lui, Eh praticamente. sì, la matrice è quella, e c'è questo mistero che è un po' anche mitologico, no? Legato al fatto che lui non sapeva suonare, e poi a un certo punto ha inventato questa nuova cosa e ha fatto il patto col diavolo, insomma, Esatto, ed è Stanley bellissimo. Crossroad Blues, no? E qui Esatto. tu in qualche modo illustri Sì, anche questa. perché quella lì è una di queste leggende che sono sulla bocca di tutti, però ci sono nei film, ci sono, cioè, per esempio, lo so, Brother, Where Art Thou dei fratelli Coen, c'è Robert Carol Johnson. Johnson, sì, ma poi è proprio un mito fondante dell'America. L'America è riuscita a creare questo, no? Perché noi abbiamo il liscio, no? Il folk qui, cioè, però alla fine la nostra musica.
musica popolare, quella roba lì, però in America diventa, capito, tutto. Esatto, perché la nostra musica popolare in realtà è quella lì, è l'impoverimento della musica classica, il liscio è l'impoverimento dei valzer viennese, dei mazurche, eccetera, eccetera. Mentre invece questa qua è una musica originaria praticamente, che non è l'impoverimento di niente, anzi è l'arricchimento costante praticamente di una cosa molto semplice iniziale, che diventa sempre più complessa praticamente, proprio nelle mani di questi musicisti, e poi dopo quando prende le... Però quello che volevo dire, io vedevo che non c'era nessuna monumentalizzazione di questa figura, praticamente. E allora io, proprio su questa, sulla base di questo qui, cosa ho fatto? Allora, ho pensato a questo dipinto, ma ho anche pensato a un mausoleo che dovrebbe essere posto nel luogo dove lui si incontrava col diavolo, che ovviamente non è mai esistito, non c'è, ma chi se ne frega. Cioè lo mettiamo lì, a un crossroad, si espropria tutta la zona e si fa un monumento gigantesco, che ho già pensato ovviamente. Però per fare questa cosa, siccome di Robert Johnson esistono due immagini, forse, una sicuramente, forse una seconda, sulla base di quello ho fatto una sculturina della sua testa. E allora facendo questa sculturina ho potuto mettere nella posizione che mi serviva per riuscire a rappresentarla, no? Perché altrimenti viene fuori un collage, è molto difficile inserire fonti diverse, no? Allora praticamente ho fatto questa cosa, però cosa è successo? Un paio, 3 anni fa mi ha chiamato mi ha chiamato il direttore di un nuovo museo che stavamo costruendo in Mississippi, che è un museo sulla cultura del Mississippi. Mi hanno chiesto se potevo comprare questa scultura, che dovrei averla qua, ve la faccio vedere. Allora gli ho detto, sempre nella mia logica suicida, ho chiesto, ma no, ma non, io ve la regalo, basta che voi mi finanziate questa scultura in bronzo, però più grande, perché questa è una scultura piccolina. Sarà io grande. Mi ricordo, l'avevo vista dal vivo. Esatto, lo fa addirittura. Ah sì, da Colombo. Sì. Esatto, allora l'ho fatta in grande, loro mi hanno pagato la fusione, e adesso questa scultura è lì in questo museo. Adesso, siccome io sono occupato di un altro progetto, che adesso ve lo faccio vedere, che è il mio progetto più importante, che è quello su Pasolini, che sto facendo adesso. Ecco, infatti ti volevo chiedere, perché poi questa, insomma, è per certi versi anche, diciamo, per le nuove generazioni anche il lavoro per cui sei più conosciuto, perché comunque quando hai fatto questo intervento di arte pubblica, mi pare nel 2015, no? Anzi, tu eri ancora negli Stati Uniti, poi sei tornato in Italia e poi... Questo lavoro qua. Esattamente, questo... l'hai fatto a Tor Pignattara, in un quartiere che è stato, no, anche, voglio dire, luogo di frequentazione molto assidua da parte di Pasolini. Sì. E niente, è fondamentalmente è un grande tributo, è una sorta, l'hanno definita la Cappella Sistina della street art, no? E secondo me neanche a torto, perché di fatto c'è una grande architettura, c'è una grandissima, c'è, insomma, torsioni di corpi in questa sorta di sospensione di giudizio, non lo so, c'è questa... Sì, questa specie di scena infernale qua su. Esattamente, infernale. Una grandissima grisaglia. Sì. E poi, insomma, ci sono dei riferimenti, no? Ezra Pound, certo. Boccaccio... Petrarca. Vi faccio vedere la versione quella dove si vede un po' meglio, che è quella invece del quadro, del bozzetto iniziale. Adesso lo sto facendo finalmente a olio, questo quadro. Cioè, io molto spesso lavoro su progetti che vanno avanti anche 10 anni, perché ovviamente, come tu ben sai, per riuscire a fare i grandi progetti bisogna comprarsi il tempo per farli praticamente. Allora me li compro vendendo i quadri, che comunque mi piace moltissimo fare, però appunto mi metto da parte il tempo e i soldi per poter fare questi grossi progetti. Questo è tipo 7 anni che ci sto lavorando, questo progetto appunto su Pasolini. Allora praticamente vi faccio una velocissima premessa, che appunto parla appunto di Robert Johnson. Praticamente questo è un piccolo schema che ho fatto di come la vedo io il rapporto fra pittura e gli altri media, no? Allora praticamente è una specie di piramide che parte da un stato gassoso che va su verso uno stato solido all'alto praticamente, e attraversa tutti i media per confluire nella pittura, che è appunto lo stato solido che, nel momento in cui questi monumenti vengono realizzati e dentro ci sono questi dipinti, allora diventa proprio la costruzione di una presenza del mondo, di qualche cosa che fino a quel momento invece è fluida. Allora praticamente
vi faccio, allora, praticamente noi partiamo da questo stato di immaterialità, no? Che sono, che ne so, le notizie che senti alla radio, le cose che vedi alla televisione, eccetera, eccetera, i giornali che li leggi, poi li butti via, Qualche post sui qualche post su social, Facebook, Instagram, YouTube, tutte una queste. chiacchierata tra amici, perché poi può essere un po' Esatto. tutto, no? Però a un certo punto parliamo di Robert Johnson, a un certo punto salta fuori Robert Johnson, dice, ma hai sentito quel pezzo, ma senti, ma sai che, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto cosa fai? Ti compri il disco, no? Ti compri il disco, vedi le fotografie, già la cosa comincia un po', cioè già il tuo ambito di interesse comincia a focalizzarsi, Anche no? perché comincia un supporto, comincia una materialità. Esatto, comincia una materialità, un supporto, il disco, questo, e il tempo comincia a comprimersi praticamente entro questi oggetti. Poi ti compri un libro perché veramente ti piace, dici, allora voglio sapere più di più la biografia di Robert Johnson. Allora qualcuno ha cominciato a comprimere i dati, no? Che prima erano dispersi, li sta comprimendo dentro questa situazione. Il fumetto di Robert Crumb che ha fatto su Robert Sì, Johnson, per bellissimo, esempio. bellissimo. Poi appunto un fumetto di un giapponese fatto su Robert Johnson. Poi dopo vedi che ci sono stati fatti dei film e allora lì ancora di più si comprime. Tu ti metti una settimana a leggere un libro. Un film te lo vedi un'ora e mezza, no? E comincia a comprimersi il tempo senza di più. A un certo punto, e lì non è ancora successo questa cosa a livello industriale, ma io l'ho fatto a mano, quando viene fatto un film, molto spesso vengono fatte le statuine, no? Vengono fatte queste statuine che vengono vendute sul mercato in edizioni di migliaia di copie. Alcune sono bellissime ormai perché c'è della gente favolosa che lavora dentro, dei Madonna, scrittori sì. incredibili. Allora, nel caso di Robert Johnson non c'era un tubo, l'ho fatta io. La statuina e ho cominciato a comprimere ancora di più il tempo. A quel punto tu ci puoi ancora girare intorno alla statuina, quindi il tempo esiste ancora. Ma nel dipinto che consegue da questa cosa, a un certo punto il tempo si annulla praticamente. Cioè l'immagine, boom, ti arriva lì. È ovvio che l'occhio gira ancora alla ricerca, però è un'approssimazione sempre più, come dire, forte Immediata. verso l'opposto del tempo Sì. praticamente. E soprattutto verso una solidificazione di tutto ciò. Esatto, Esatto, è quasi condensato. si condensa tutto. E allora, secondo me, questo è il processo che è sempre stato fatto dall'Iliade dell'Odissea o da Gilgamesh, cioè queste narrative che sono distribuite nel tempo, che man mano si solidificano in una presenza nel mondo. Ecco, allora a un certo punto, secondo me, Robert Johnson si merita una cosa del genere perché è uno che ha fatto il nostro tempo, ha costruito la nostra cultura. Bene o male, comunque, dal blues in poi è venuto fuori un completo come dire, cambio di atteggiamento da parte dei musicisti che fa in modo che anche i musicisti che fanno musica classica oggi non possono più non tener conto dell'improvvisazione, per esempio, non possono più non tener conto del ritmo che era sparito dalla musica classica. Se tu ti ascolti Stockhausen, cioè, vuol dire, non so, magari lo ascoltate, però è una roba, insomma, dove Sì, il preso lavoro un altro tipo di atteggiamento nei confronti della musica. completamente diverso praticamente, come dire, il corpo è spunto Sì. dall'ascolto della musica praticamente. E io non, vabbè, io ogni tanto faccio sempre lo sforzo, come dite, ho studiato composizione, voglio dire, non è che sono uno alieno della musica classica, quindi la conosco bene sta roba, però devo dire che ogni volta che mi ascolto, se, che ne so, Senakis, Boulez o Stockhausen, dopo 5 minuti veramente comincio ad avere problemi fisici proprio, cioè sto male, mi viene l'ansia. Ascolti musica quando dipingi oppure sei immerso nel silenzio? No, io di solito ascolto persone che parlano, ascolto filosofi, coach, Podcast. podcast, sempre. Ho bisogno che il pezzo del cervello della parola sia occupato, perché altrimenti non riesco a mettermi a lavorare praticamente. Altrimenti penso sempre che dovrei fare qualche cosa d'altro. Penso sempre, ma dovrei andare a scrivere un'email, dovrei fare la telefonata. Allora a un certo punto mi metto lì e ascolto, che ne so, Carlo Sini piuttosto che Cacciari, piuttosto che Quindi Emanuele Sefi, filosofia o anche molta storia? filosofia e Molto storia. bello. Ma sei uno di quelli che ascolta questo tipo di cose in modo randomico oppure ti fai tutto Carlo Sini, tutto Cacciari? Cioè sei anche lì ossessivo in quella roba lì? Se uno mi prende, allora dopo vado a fare tutto praticamente. Allora mi ascolto tutto Carlo Sini, Ah, oppure. Tra l'altro, io ho studiato con Cacciari quando ero lì a ok. Venezia. Perché a Venezia erano quegli anni lì. Sì, lui insegnava architettura all'università, cioè estetica d'architettura praticamente all'IUAV. E devo dire che ho fatto un corso, era bellissimo, interessantissimo. Insomma, vuol dire, è uno ogni tanto.
può essere più simpatico, ogni tanto meno, eccetera, eccetera. Però, insomma, è uno che ti apre tante porte, tante una posizione sul mondo. Sì, poi è comunque stato anche sindaco di Venezia, assolutamente. L'ho visto anche qua per strada a Roma. Comunque, vabbè, insomma, in ogni caso, vabbè, è una delle figure di riferimento che ho, ovviamente, insomma, fra le tante. Vabbè, comunque, questa era la piccola introduzione che vi ho fatto. Ma sopra, scusa, però sopra ci sono dei mausolei, vedo, no? Esatto. Allora, praticamente, l'obiettivo finale è che, appunto, questa immagine, che vuol dire, come noi sappiamo, è dipinta su tela, no? Però è trasportabile, si porta a portare da un punto all'altro, a un certo punto vado a occupare veramente un posto stabile nel mondo. In questo nostro disperato tentativo, no, di mettere un mark nel mondo, praticamente, con l'arte, stia proprio in un mausoleo proprio costruito in un determinato luogo, nel caso di Robert Johnson, come dicevo, nel Crossroad. Però lì ho scoperto anche un'altra cosa interessante, perché questa idea a me mi è venuta sentendo appunto dei vari disastri ecologici, delle varie cose che succedono ogni tanto in giro anche in Italia, eccetera, eccetera. E secondo me, molto di questi, appunto, come sappiamo, molti di questi disastri vengono dall'eccessiva costruzione e dallo sfruttamento economico eccessivo del territorio, no? Però una cosa che io ho notato sia in Italia che in Giappone, quando sono andato appunto perché mia moglie è giapponese, il fatto che un certo tipo di costruzione funziona come un vaccino. Nel senso che se tu fai un certo tipo di costruzione, che sono quelle che contengono il sacro di un luogo, quel luogo viene preservato. Cioè, tu vai in Giappone, allora, quando scendi dall'aeroporto in Giappone, prendi il trenino per andare a Tokyo, no? E ci metti un sacco di tempo perché è abbastanza lontano, no? E guardi dalla finestra, vedi tutte queste casette di cemento, una attaccata all'altra, una roba tremenda. Lo vedi anche nei film di Miyazaki, questa scena. Però poi vedi questi monti. Questi monti sono totalmente verdi, non c'è neanche un palo della luce, non c'è niente. E dici, ma com'è possibile che ci sia questa cosa? Poi dopo capisci il perché, perché vai ai piedi di questi monti a visitare i monasteri. I monasteri cosa sono? Sono delle costruzioni di architettura dentro cui ci sono dipinti e sculture. Anche la campana... Come da noi, per certi versi, sono luoghi un po' come da noi. Esattamente come da noi. Allora tu vedi che intorno alla rotonda del Palladio, per esempio vicino a Vicenza, c'è un monte intero tutto verde. E lì non ci hanno costruito la fabbrichetta maledetta, capito? Non hanno costruito... Che poi, vabbè, è importantissimo che ci siano, perché cioè, campiamo sulla base... Certo, certo, ma infatti questa cosa del Palladio te la stavo per dire prima, dopo non ti ho interrotto nuovamente, no? Però voglio dire, comunque tu... Cioè, i luoghi palladiani sono anche i luoghi della tua infanzia, quindi questa roba, certo. Al di là che hai fatto architettura, al di là però anche hai scelto nei tuoi progetti, no? di queste sorte di architetture impossibili, delle cose che sono comunque fortemente molto palladiane, sì, sì, sì. No? Super classiciste, certo, perché appunto secondo me è quello lì il tipo di, fra virgolette, ma non mi piace neanche chiamare un linguaggio, il tipo di stile che riesce a produrre questo tipo di emotività. Altri stili non, cioè altri stili sono stati, elaborati in maniera tale da eliminare questo, perché appunto lo stile razionalista praticamente del Novecento è uno stile che è nato nelle fabbriche, per le fabbriche. Walter Gropius progettava anche le fabbriche praticamente, anche lo stile funzionalista è così. Praticamente è l'idea che a un certo punto non si possa mai creare questa specie di intorno di intoccabilità che sarebbe totalmente nocivo alla produzione capitalista. Cioè la produzione capitalista ha bisogno di radere, fare tabula rasa, cioè il mondo ideale di una visione appunto totalmente capitalista del mondo sarebbe quello che è il mondo completamente piatto, senza monti, senza fabbrica, sia parcellizzabile in termini ortogonali, praticamente cartesiani. Mentre invece tutti questi monumenti che sono stati eretti nel corso del tempo sul luogo in cui il santo è stato martirizzato, stanno a mostrare il genius loci, praticamente, cioè queste asperità che diventano molto più importanti della montagna, perché purtroppo noi verso la natura non abbiamo quel tipo di rispetto. La natura, io sono vissuto appunto su queste colline, praticamente una collina, un promontorio vicino dove vivevo non c'è più, perché ci avevamo fatto una cava e non c'è più. Era il posto della mia infanzia dove andavo con i miei fratelli. Proprio non esiste più. Non esiste più. C'è un buco. Perché purtroppo noi passiamo... Cioè, è inutile, tutte queste leggi che vengono fatte, no, di rispetto, questo, quest'altro, prima o poi arriva sempre quello che riesce a rovesciarle. Si trova sempre il bagolo praticamente per riuscire a eliminarla. Invece bisogna costruire un rapporto emotivo col territorio, emotivo nel senso che l'uomo, l'umanità rispecchia se stessa
nel territorio perché vede che si crea questa unità fra umanità e territorio. Noi viviamo sempre questa alterità, uomo-natura, uomo-territorio. Il territorio, a partire appunto dalla nostra religiosità biblica, è semplicemente un posto da sfruttare, cioè gli animali sono stati fatti per l'uomo, il mondo è stato fatto per l'uomo. Invece, siccome io sono paganeggiante E anche una moglie giapponese, e perché secondo giapponese, te queste no, esatto, noi questo siamo. influsso orientale ce l'ha in casa, insomma. Certo, e infatti poi ci si capisce proprio da questo punto di vista, perché poi invece sono le nostre radici politeiste che sono così importanti, lì sono viventi, cioè non è che sono cose proiettate nello spazio, insomma. Per cui effettivamente loro hanno questi, che non so, vai nei templi shintoisti e ci sono queste porte aperte sul verde, no? Aperte sui boschi, sono, incorniciano il mistero della natura praticamente. Quindi tutte queste aree che vengono fatte salve, però i giapponesi non sono stupidi, non è che dicono faccio Central Park, circondato dalle. No, ci mettono il tempio, ci mettono il luogo del sacro, praticamente. Che poi dopo, alla fine, che uno sia credente o meno, chi se ne frega, cioè anche i giapponesi loro si definiscono atei, tutti. Però quando vai la domenica a vedere il tempio, non riesci neanche a passare perché è pieno, ma di ragazzini di 15 anni, capito? Che sono tutti lì a vedere la statua del Buddha, sono a vedere. Perché? Perché sono dei luoghi dove vai a Sì, sistemarti. anche depurarti per A certi versi. depurarti l'anima, proprio veramente. Tutto quello che noi definiamo stupidamente come superstizioni, dico, ah, ma pensa, le religioni giapponesi loro fanno così e poi pregano, ma che cos'è una preghiera? No, e invece quella cosa lì veramente funziona. Oppure fanno girare i rotoli, no? Sì, la Così. E preghiera. quelle cose lì funzionano perché ti depurano il cervello, ti rimettono in contatto col mondo, un gesto praticamente. Per cui, insomma, ecco, questa importanza della religiosità dei luoghi è in qualche maniera veramente quanto, almeno secondo me, di più antagonista si possa fare oggi rispetto alla volontà di sfruttamento del territorio che necessita la liquefazione di tutto, praticamente. Cioè noi, appunto, il famoso, no, la famosa società liquida di Bauman, no, è proprio basata sull'idea che tutto debba essere fluido. Cioè tu non puoi tenere niente, nessuna cosa, perché in quella maniera è malleabile all'infinito praticamente. Assolutamente, questo è uno dei grandi problemi che abbiamo in accademia, che è ancora strutturata con un atteggiamento ottocentesco, dove la pittura è quella roba lì, la scultura è quella roba lì, la decorazione, vabbè, non esiste più, capito? E invece sarebbe l'idea sarebbe quella di far confluire tutto in un unico, fondamentalmente, Però luogo. secondo me la cosa fondamentale è che poi dopo un certo punto la pittura, la scultura e l'architettura hanno un loro valore che è appunto di porsi come solidi rispetto a questa liquefazione, perché la liquefazione vuol dire appunto la liquefazione del territorio, vuol dire appunto lo sfruttamento, vuol dire l'eliminazione del nostro rapporto Esatto, ed con il mondo. è il tuo sforzo che stai portando avanti da diversi anni con questa sorta di lavoro su Pasolini, no? Sì, questo qua è quando ero a Los Angeles ho cominciato a lavorare su questa cosa perché ho pensato, ma allora se negli Stati Uniti mi viene in mente di lavorare su Robert Johnson, su Michael Jackson, perché ci ho fatto anche un lavoro anche su di lui, su James Dean, eccetera, in Italia, quale sarebbe la figura mediatica così potente e pregnante da poter meritare, più che meritare, da poter sopportare un trattamento di questo genere? Un intellettuale da noi non può essere Gianni Morandi, capisci? Cioè, voglio dire, ecco, ma neanche Vasco Rossi, insomma, cioè, può essere invece una figura che ha fatto questa trasmutazione dall'essere un intellettuale a diventare un corpo, praticamente. Assolutamente, anzi poi scomodissimo, sia la destra che la sinistra Scomodissimo, e poi appunto, però appunto è una figura che poi secondo me aveva proprio capito, cioè più capito, insomma. poeta, regista, scrittore, cioè veramente è stato il nostro Warhol per certi versi, no? Sì, assolutamente. Ed è quello che però si è fatto carico sulle sue spalle proprio della cultura italiana, dell'Italia praticamente, cioè del destino di un paese che ai suoi occhi sembrava andasse in totale sfacelo, come infatti è Ed è praticamente. morto come un personaggio dei suoi libri. Esatto. Quindi c'è arte e vita che si fondono, no? Anche. Sì, assolutamente. Infatti, lì ci sono varie ipotesi sulla morte, una delle quali è questa del suo amico Zigaina, che era un pittore, che lui ritiene che Pasolini abbia voluto morire così, abbia ordito tutta questa cosa qua, che è una Ah, cosa ovviamente che a sì. dirla molti dicono, ma la sento come una bestemmia.
Però è molto affascinante. A me interessa appunto il mito, ecco, non mi interessa tanto la veridicità storica. Per cui appunto io immagino, appunto, allora tutto il progetto nasce da questo dipinto qui, dove si vede Pasolini che cade dal luogo in cui è stato ucciso, qui si vede Pelosi, Sì, che quello che è stato imputato del suo assassinio, che guarda in giù, catturato dai carabinieri, i giornalisti, cade attraverso questo circolo di violenza praticamente estrema che dovrebbe riflettere in qualche maniera l'ultima sua, la visione sua del mondo, dell'umanità che ha espresso appunto con Salò, quest'ultimo film terribile, e lui piomba verso se stesso da bambino sulle ginocchia di sua madre mentre sta scrivendo la prima poesia che lui dice che ha imparato a scrivere appunto vedendo sua madre che scriveva poesie, e guarda in alto a Petrarca. E qui vicino invece c'è Ezra Pound. Ezra Pound perché? Perché Ezra Pound è l'altro personaggio super controverso con cui lui si è incontrato a Venezia, ha fatto questa intervista molto bella. Meravigliosa, c'è su YouTube, ragazzi, se vi capita guardatela, anche se non ci capirete nulla, ma è una cosa di una talmente commovente di questi due mostri sacri separati da diverse generazioni, tra l'altro, no? Che E però si da scelte incontrano. politiche opposte, fra l'altro, anche. Sì, assolutamente, assolutamente. Questa è la cosa, scusami se ti interrompo, ma è la cosa meravigliosa di vivere in questo periodo qua, cioè che tu hai la possibilità di vedere il documento, no? Perché poi in Assolutamente. passato, ogni tanto, no, ci sono questi pensieri. Se fosse esistita lì già, no, il metodo dell'intervista, no? La possibilità di fissare, o comunque culturalmente fosse esistita la possibilità che qualcuno andava da Caravaggio a intervistarlo, no? E noi avessimo avuto, certo, ci sono i diari, le lettere, poi vabbè, gli artisti del genere non c'è manco quello, però di alcuni artisti del passato c'è la documentazione, ma l'idea di avere, non so, Caravaggio che sta lì davanti al quadro, che, no, come noi abbiamo adesso Verlato, piuttosto che Neurauch o John Kerwin, Brutto. che, cioè sarebbe una figata, dai, no? Cioè, c'è poco da Sì. fare. Vabbè, però è lì che Purtroppo. nasce secondo me anche molta mitologia, no? Nella possibilità di poter fantasticare, immaginare e aggiungere Sì. atmosfere connotati a una certa storia. Assolutamente, assolutamente così. Comunque, insomma, in ogni caso nasce da quel dipinto lì, poi ne ho fatti altri, adesso vi faccio capire anche il perché. Di questi altri dipinti che sono rappresentazioni della morte di Pasolini, questa è una delle tante ipotesi Sì. dove invece viene ucciso da un gruppo di neofascisti che uccidono lui e picchiano quell'altro, Pelosi. Anche perché le tracce, no, diplomatici, è difficile che fossero soltanto una persona. Poi Esatto. Pelosi era ragazzino, era mingherlino, insomma. Quindi, senti, per caso l'hai visto questo film che è uscito qualche anno fa di David Grieco, Sì, La certo. macchinazione? È un mio amico, David Greco. È Ah, ecco. un mio disegno. Non so se l'hai visto. È presente che proprio l'inizio è un disegno, è una panoramica su un mio disegno. Ah, questo non me lo ricordavo allora. Ah, Sì, è un disegno a carboncino. Dopo ti faccio vedere il disegno. questo non me lo ricordavo. Certo. Così tiene, David così tiene. è un mio caro amico e questo dipinto qua è ispirato proprio alla sua interpretazione. Lui mi aveva fatto leggere la sceneggiatura, dico, caspita che bello, perché mi piaceva molto questo gruppo di questi, lui l'ha narrata in maniera tale che questo gruppo di assassini risultassero proprio come una figura sola, di Sì. Esatto. molte mani, no? Allora io ho voluto dargli proprio questa fisionomia, tante teste, tante mani, tanti piedi, come una specie di coro greco, capito? Allora, per cui si vede. Esattamente, c'è anche un'idea di favola tragica, no? Esatto. Per cui si vede proprio il gruppo distintissimo, no? Degli aggressori, però tutti ingruppati, diciamo, e poi invece le due vittime, praticamente. Ci Per cui, sei anche insomma, tu, ci praticamente. sei in quel gruppo, ci sei. Ci sei anche tu. Ci sono anch'io, ma non perché io voglio far vedere che avrei ammazzato Pasolini, è che non riuscivo a trovare un modello. Ah. Era l'ultimo momento dove veramente farmi sommesso, dico, ma buttiamoci la mia faccia. Poi ho pensato, dico, però è anche vero che oggi siamo tutti, no, a dire, Assassini di Pasolini. siamo tutti, no, ma siamo anche, sì, è vero, ma siamo anche tutti, come dire, voglio dire, al tempo lui era veramente una persona difficile, no? Molti erano contenti che fosse morto, insomma, Sì, invece tutti gli italiani assolutamente. lo vedono come, oggi come una specie di eroe nazionale, eccetera, eccetera, però
chissà cosa no, avrebbe. Era veramente scomodo quello che lui diceva. Era no, vabbè, tanto sappiamo queste cose dopo gli scontri a Valle Giulia. Valle Giulia, sì, famoso. No? Discorso. E, sì, così, però. E la cosa però veramente interessante è che nel momento nel film di David Grieco, nel momento in cui c'è quella scena o poco dopo, ricordo che c'è questa frase che lui disse veramente lì che il profeta, no? Dice nel futuro il problema, più grave delle prossime generazioni è che perderanno il senso della pietà. Ah, certo. Certo. Dice, no? Che è una cosa che se pensi adesso con i social, sì, questa cosa è diventata esponenziale, no? L'idea di succede qualcosa, la prima cosa che pensi è filmare il video, invece, certo, invece di aiutare qualcuno. Anche sì, poi insomma anche ultimamente siamo abbastanza pieni di immagini terribili, no? Terribili. Certo, purtroppo sì. Che comunque alla fine, da un certo punto di vista, era una cosa insita, cioè voglio dire... Era insita nella sua vita, sì. Cioè, No, ma lo dico, insita nel... Per esempio, noi veniamo appunto da questa cultura che ha l'epicentro nella fotografia, no? La documentazione del mondo. Però ogni volta che noi vediamo la foto di uno che viene ucciso, vuol dire che c'è uno che ha fatto la foto e non è intervenuto. Sì. Ma questo avviene dall'inizio della fotografia in poi. C'è qualcuno che si ritaglia un ruolo di osservatore. E quindi questa assenza della pietà, ovviamente noi ringraziamo tutti questi fotografi, ci hanno fatto vedere le cose, eccetera, eccetera, il fotografo, il documentarista e queste cose qua, però porca miseria, io ho sempre pensato, ma cacchio, però quello lì a un certo punto doveva buttare giù la telecamera e correre dentro la scena, non avremmo avuto il documento, però avremmo salvato, che ne so, nei documentari, vedi l'animale... L'animaletto piccolo che viene ammazzato, capito? Capisci quello che voglio dire? Sì, è il grande dilemma del premio Pulitzer degli anni 90, che fotografò l'avvoltoio sopra il bambino e poi vinse il premio Pulitzer, ma lui non resse la botta e dopo due anni si suicidò, no? Quello che voglio dire, cioè noi abbiamo questa assenza della pietà che nasce nel momento in cui tu ti poni come osservatore ipoteticamente neutro, cioè è una violenza che fai a te stesso che è mostruosa già di per sé. Cioè l'idea di essere, è per quello che io, cioè voglio dire, noi stiamo uscendo da un periodo, io spero che entreremo in un periodo migliore, però ovviamente adesso siamo nella deflagrazione totale di questa idea della documentazione, ma le sue radici non sono i social, sono proprio la fotografia, sono l'inizio dell'Ottocento. Capito? Sì, ma invece se la radice fosse invece la pittura occidentale, cioè no. Senso, visto che tu sei un pittore, la presenza del corpo è molto forte nel tuo lavoro, no? Certo. Cioè l'idea, cioè la pittura occidentale fondamentalmente ha illustrato i testi sacri. Sì. Che sono testi dove c'è la compenetrazione dell'amore più totale e della violenza più devastante, incesti, violenze, no? E questa roba qui è stata sublimata dalla pittura, no? Però fondamentalmente, non so, i grandi quadri dei 10.000 martiri e tutte queste scene, ecco, lì non c'è una... Non possiamo arrivare a vedere come snodo centrale quella roba lì, piuttosto che... Secondo me no, perché appunto la differenza è proprio il fatto che erano... secondo me è molto importante la modalità entro cui viene prodotta l'immagine. Praticamente io, il pittore che fa i 10.000 martiri, praticamente Dürer, per esempio, no? Che ha fatto dipinto Carpaccio, che hanno fatto entrambi lo stesso dipinto, poi chi è che l'ha fatto? Beh, comunque insomma, un po' di artisti. Sì, anche quanti minori che adesso... Fare, no? È un quadro complicato. E praticamente cosa fanno? Cioè la pittura grande, secondo me, è quella che non sta documentando qualche cosa, ma sta estraendo dall'oblio qualche cosa che è successo, praticamente. E te lo pone come un momento di riflessione, praticamente. Una cosa che magari non dovrebbe mai più succedere, praticamente, in qualche maniera, ma non lo cancella. Allora, praticamente, cosa fa Caravaggio? Caravaggio lo fa proprio, lo vedi, perché ci impressiona così tanto Caravaggio, praticamente, che aveva ancora, lui in qualche maniera, una specie di prodromo anche della fotografia, però tiene
appunto tutti questi aspetti invece appunto costruttivi dell'immagine che vengono dal manierismo e dal classicismo michelangiolesco. E lui cosa fa? Lui estrae dall'oblio, da queste, dalle tenebre dell'oblio, queste figure che vengono verso di noi e diventano presenti infinitamente. Ma non è che sta documentando qualcosa che gli è successo davanti, capisci? Cioè nel senso lui fa questa operazione di rendere presente il passato praticamente. È anche un pittore della Controriforma, cioè è il pittore della Controriforma, quindi... Certo, di una certa Controriforma praticamente, ma è esattamente così, è quello che dici tu, nel senso che molti pensano il pittore ribelle contro la Chiesa, ma che cavolo diciamo? Ma gliele commissionavamo le cose, le pagavamo profondamente, cioè se... Cioè, tu vai a San Luigi dei Francesi, sono lì i quadri, non è che li hanno tolti. Sì, sono che li hanno bruciati. Hanno tolto quelli che... Che erano un po' scomodi, però... Tipo, lo so, quello della morte della Madonna, però la maggior parte sono tutti sugli altari, è uno dei pittori che è più presente appunto nelle chiese. Comunque, quello che voglio dire, appunto, invece della fotografia c'è questo fatto qua, che c'è un fatto che si sta compiendo, tu sei lì nel mentre si sta compiendo un fatto e tu praticamente ne dai... fai questa operazione di schiacciare il pulsante oppure di filmare praticamente, ma il fatto si stava svolgendo davanti a te praticamente. E allora è proprio lì che tu devi costruire in te stesso una alterità rispetto a quello che sta succedendo di fronte e una estraneità che diventa una cosa insostenibile. Invece, siccome invece la violenza, l'amore, queste emozioni estreme sono parte di noi e se noi non le enucleiamo, cioè le cose, cioè, anzi rimangono dentro di noi e poi dopo invece le esprimiamo proprio nei termini anche più eccessivi possibile, sì. Nella pittura invece tu li hai proprio enucleati, gli hai dato una forma. Il documento fotografico non è una forma ancora praticamente, è semplicemente questa proiezione di qualche cosa che deve essere decodificato praticamente, deve essere formalizzato. Nel dare forma tu l'hai anche limitato nel suo potere di nuocere, in qualche modo. Io almeno la vedo così. Infatti, c'è la cosa impressionante della pittura classica, secondo me, è che tutto, per esempio, ne parlavo con, non mi ricordo più chi recentemente, a proposito delle flagellazioni di Beato Angelico, no? Dove il Cristo e anche i flagellanti sono tutti senza espressione. Non è che tu vedi, come nella pittura nordica, un giudizio morale. Come vedi, che ne so, nella pittura nordica viene espressa attraverso la deformità. Sì, sì, l'essere grotteschi, no? C'è qualcosa di lombrosiano ante litteram, no? Esatto. Invece lì c'è qualche cosa con una specie di sospensione e a un certo punto hai dato forma al tutto, questa cosa qua diventa una specie di... viene decantato praticamente di questi aspetti così torbidi, sì, in qualche maniera, e ti trovi di fronte al mistero dell'esistenza. Perché lì in Beato Angelico è tutto più sublimato, no? L'esempio più classico che si fa è il Cristo di Mantegna, il Cristo di Holbein, no? La deposizione di Cristo, quindi da una parte c'è questo scorcio che parte dai piedi per arrivare alla testa, che prende dalla classicità greca, e invece in Holbein, stesso anno, in realtà il Cristo è verde, marcio e rigor mortis. C'è proprio questa visione cadaverica, quasi proprio da referto, no? Cioè lì non c'è nessun tipo di salvezza. Cioè, esatto. Lì c'è il dato di fatto, che è una cosa molto, molto nordica, no? Rispetto alla mancanza di luce, probabilmente, il fatto che siamo un paese di sole e di mare, insomma. Ma lì nasce proprio la, come si dice, nasce la fotografia, nasce lì, cioè praticamente l'immagine come documento. Invece appunto l'immagine italiana è l'immagine come progetto. Sì. Sì. Ed è quella di Mantegna, è una scultura in realtà, quel esattamente, sì, immagine come progetto, assolutamente è proprio un progetto di cui si dà un'immagine a un certo punto, ed è la grande differenza. E appunto, come ripeto, nell'alternarsi dei media, appunto la fotografia ha dominato a partire dal 500, a partire da Jean Van Eyck nel 400, diciamo, quando lui fa i congi a Ruffini e dice: io sono stato qui, io ero qui. È vero, certo. Questo è un documento, questa immagine. Sono testimoni di nozze per certi versi. Esatto, questo è un documento. L'immagine come documento va avanti, cioè pian piano si inerpica, no? Diventa sempre più importante, e poi esplode nel 600 con Vermeer, che praticamente è fotografia dipinta a mano, e poi
arriva e poi finalmente c'è la fissazione chimica e industrializzata appunto dell'immagine, che è appunto quella della fotografia come la conosciamo. Però nel frattempo l'immagine come progetto è tornata pian piano col 3D, con i videogiochi, perché per riuscire a fare un videogioco tu devi progettare un mondo, non è, non puoi fotografarlo e dire che è come fare un film, no? Cioè, devi progettarlo, quindi è un progetto di cui tu ottieni l'immagine e quindi appunto questo vecchio progetto dell'immagine come progetto rinasce adesso, c'è questa alternanza fra questi due mondi praticamente, che è come proprio fiumi carsici, uno arriva sull'altro. Poi ovviamente non è che siano cose nettamente separate, certo, si commistionano, moltissimo, insomma. Tu videogiochi? Ti piacciono i videogiochi? Ci giochi? Ci ho giocato anni fa, ma non lo faccio più perché mi entro dentro, per tempo. È una roba terribile. Però li guardo spesso, guardo come si chiamano quelli che fanno... Long play. Esatto, perché... Questa è una cosa che ci accomuna, perché io sono un pollo. Sì. Io a un certo punto, quando c'è stato dalla sala giochi la PlayStation, ho smesso di giocare perché già capivo che perdevo tempo, sai, io sono stato sempre un po' ossessionato da questa cosa della perdita del tempo. Però devo dire che grazie a YouTube ogni tanto quando proprio veramente non so cosa fare o devo svuotare la testa, mi guardo quelli senza commenti, però il videogioco e basta, e sto lì e sì, mi faccio dei viaggioni, sì, sì, divertente. Ma anche perché poi la qualità è mostruosa ormai, è bellissima, è eccezionale. Sì, immersiva proprio, ormai. Sì, dei capolavori. Però torniamo a questi capolavori. Beh, queste appunto sono diverse assassini a cui praticamente sembra che Pasolini facesse riferimento secondo questo Zigainal, e allora praticamente quello che vi ho fatto vedere prima è quello, un'ipotesi della morte di Pasolini, secondo il mio amico lì David Greco. Invece in questo caso qui è l'assassinio di Christopher Marlowe, che era il famoso tragegrafo inglese dell'epoca di Shakespeare, dell'epoca elisabettiana, che è stato ucciso mentre era con i suoi amici a bere a una locanda aspettando il processo per blasfemia, da un suo amico che gli ha piantato un coltello in un occhio praticamente. E questo qua è un altro assassinio praticamente. Dopo ne ho anche altri in mente. Questo invece è un dipinto che ho fatto per la mostra che è stata fatta su Almart l'anno scorso. Questo dialogo con Caravaggio, no? Esatto. I due Nicola. Esatto. E qui praticamente io ho ripreso esattamente la deposizione del... L'interramento del cadavere di Santa Lucia. Il seppellimento di Santa Lucia che c'è giù a Siracusa, e l'ho adattato appunto a quest'altra narrativa. Mi ha funzionato come una specie di canovaccio praticamente, dove in qualche maniera qui Pasolini è su una barella, cosa che non è vera, non è successa, comunque l'ho immaginato che fosse messo su una barella, e un team di una crew, diciamo, televisiva è qui che sta per fare le riprese, però tutti questi personaggi sono personaggi che sono stati nei suoi film o con cui lui ha avuto a che fare. Per cui questo che sta dirigendo la scena è Orson Welles, e però a sua volta rappresentava Pasolini nella ricotta. Quindi praticamente è Pasolini nel corpo di Orson Welles che dirige la sua stessa morte praticamente. Ecco, sarebbe un po' quello. Allora ritorno a quel discorso di prima. Poi vabbè, ci ho messo Maria Callas, Franco Citti, ci ho messo la Mangano, ci ho messo il tipo di ragazzo che c'è in Mamma Roma, Totò, ci ho messo Caravaggio stesso, come anche nel dipinto del seppellimento della Santa Lucia, e poi ci ho messo anche Zrapound, ovviamente. Qua ci ho messo me stesso, che porto la telecamera. È sempre quello che documenta, di fatto. Sì, per carenza di modelli, come sempre. Sempre sulla destra. Sì, la carenza dei modelli. Esatto. Si vede che è l'ultimo, lui vado a destra di solito, parto da sinistra verso destra. E poi vabbè, qua è l'altro mio assistente. E quindi insomma, vabbè, questo qua è un altro quadro, parte della situazione. Questi invece sono dei ritratti sia di Pasolini visto come martire, e invece Zrapaun visto come poeta con le foglie dell'alloro, un dittico, e poi invece queste qua sono le sculture che ho realizzato per realizzare i dipinti, appunto il ritratto di Zrapaun. Di terracotta? Di terracotta. Che è un medium
in Enito, oppure hai già lavorato con la terracotta? No, ho lavorato spesso. Tieni conto che questo è 7 anni fa. Adesso le farei solamente con ZBrush. Però la terracotta, la creta la uso molto, mi piace moltissimo. Purtroppo ho poco tempo per farla, perché effettivamente la creta è una delle cose, è la cosa più bella di tutte. Praticamente, cioè, da bambino ho cominciato con la terra, praticamente a farmi le sculturine proprio col fango che trovavo lì in campagna, ed effettivamente questo contatto diretto delle mani dentro la materia, che anche quando dipingiamo noi abbiamo comunque il pennello che ci distanzia, certo, la creta effettivamente, cioè, quando io scolpisco sento proprio la testa che brucia quasi, cioè senti che c'è tutta una roba che esiste solo se metti le mani dentro la terra praticamente. Cioè, io credo che ci sia una sensibilità appunto delle polpastrelli e delle connessioni fra mani e cervello, e tutte le sinapsi vanno tutte in fibrillazione. Penso che sia la cosa più originaria che ci sia, sì, la più potente di tutte. Sì, questa è una... ancestrale proprio. Cioè... Sì, sì. È la più antica di tutte. Cioè, noi siamo quello che siamo perché a un certo punto abbiamo messo le mani nella terra, siamo fatti i vasi. Beh, lo dice anche, insomma, lo dice anche la Bibbia, voglio dire. Sì. Certo. Anche perché questo è Petrarca, giusto? Lui è Petrarca ed è una di quelle sculture che mi è scoppiata nel forno. Questo capita, capita, ecco, sì. Questo è il rischio della terracotta, sì. Bisogna essere... Aria, fuoco, acqua, insomma, c'è tutta l'alchimia, no? Poi... Esatto, bisogna stare molto attenti. Questa invece è una scultura fatta prima in Creta, poi scannerizzata e poi finita con ZBrush. Quindi un altro passaggio intermedio, cose che si possono fare tranquillamente, ci fai la scultura in plastilina, te la fai in creta, te la fai in cera, quello che vuoi, poi la scannerizzi e poi dopo te la finisci in ZBrush, per esempio. Questo fatto così, in questo caso. Questo qua invece, questo disegno gigantesco, che è quello che è all'inizio del film di David. Ah, ok. È una panoramica su questo disegno, praticamente. Ok, questo è un disegno che praticamente sarebbe la riproduzione di quelle figure che avete visto inizialmente dentro al dipinto, quello grande, queste qua, che si picchiano, però come se fosse un grande fregio da dipingere all'interno di un'architettura che adesso vi faccio vedere, perché il tutto confluisce all'interno di questo monumento che io vorrei costruire a Ostia, proprio dove è stato ucciso Pasolini, esattamente in quel posto, che è un posto molto degradato, come anche tutta Ostia, anche molto degradata. E proprio entro quell'ottica lì, no? Cioè, io approfitto della narrativa, del luogo per costruire un'opera sensata, proprio perché però allo stesso modo l'intento sarebbe quello di offrire al luogo la possibilità di preservarsi praticamente. E quindi non essere, non, insomma, di non essere coperto, che ne so, di sì, condomini. trepaglie. Poi di fatto c'era un campo da calcio, no? C'era nel Sì, senso c'era il campetto da calcio. sì, adesso Adesso. c'è un monumento terribile adesso, no? Proprio, e all'interno praticamente dove si trova il dipinto iniziale sviluppato in termini spaziali. Si trova la figura di Pasolini sospesa al centro sopra questo buco sotto cui probabilmente ci metterò delle altre sculture, e qui tutto questo grande fregio, e qua sopra le lunette con gli altri dipinti che avete visto prima delle altre morti. Allora, praticamente sarebbe quella l'idea, sarebbe una specie di grande mausoleo entro cui si trova pittura e scultura, architettura È pittura. un'opera d'arte totale, praticamente. Esatto. E poi, fra l'altro, io, siccome purtroppo condivido con Wagner la megalomania, con la Gesamtkunstwerke, no? L'opera d'arte totale, questo è il cenotafio, diciamo, il mausoleo che vi ho fatto vedere. Però io mi sono immaginato tutto il resto intorno anche, ovviamente. Allora mi sono immaginato un festival annuale a Pasolini, Come per Wagner. come per Wagner, come Bayreuth, Esatto. e lì praticamente e queste altre costruzioni. Uno, questo è un museo, tutto suddiviso, è una grande stecca suddivisa per stanze, entro cui c'è un episodio, ogni stanza è un episodio della vita di Pasolini, disposto in termini cronologici, che ci porta poi al punto in cui è finita la vita, dalla nascita fino alla morte. È proprio quello lì il punto. Il teatro dove si dovrebbero svolgere delle grandi rappresentazioni, magari commissioni a autori teatrali, eccetera, eccetera, per questi festival. Un cinematografo ne ha fatto vedere ogni anno tutto il ciclo dei film pasoliniani, e questo è, come dire, un rendering prospettico
della situazione, tutto sempre molto classicista, che si ispira anche in qualche maniera al Camposanto di Pisa, quindi verde e architettura bianca, che era parte anche del aspetta, qual era? La Medea di Pasolini. Pasolini l'ha usato nella Medea proprio come l'immagine del paradiso, praticamente. Quindi tutti questi riferimenti. Ovviamente non si ferma architettura, pittura, musica, cioè composto anche una musica, è una specie di oratorio, e questo è il primo movimento, perché è per coro orchestra. E... Ma, io è incredibile dove trovi tutto questo tempo. Cioè, lo compro, come ti dicevo. Lo compro, cioè è il lusso più grande. Di fatto, in realtà, o si scopre che poi un giorno hai un'azienda di cinesi che lavorano per te e tu ti dedichi a questo. In realtà... Severo. No, invece proprio no, beh, però sono 7 anni che vado avanti. Questo è un video dove ci sono queste due sculture che avete visto prima, che parlano fra di loro, Pasolini e Pound, che parlano dicendo esattamente le cose dell'intervista, e basta. Queste qua invece sono le foto dell'allestimento al Marte. Ah, c'era anche Burri, è vero, perché poi c'era anche Burri. Sì, c'era una sorta di triangolazione, no? Sì. E invece questa qua è la mostra che dovrei fare l'anno prossimo, teoricamente faccio questa grande mostra dove ci sono tutti questi dipinti, le sculture disposte in questo grande spazio qua a Roma. Ci puoi già rivelare qualcosa oppure aspettiamo? Aspettiamo, voilà. Aspettiamo, voilà. Meglio aspettare. Sì, non si sa mai. Non si sa mai, faccio i corni. L'italianità comunque, sai... Sei sempre accresciuta nel tempo. Sì. Mi sono sempre... Beh, adesso poi stai a Roma, per cui... Sì. Da quanti anni? Ormai, cos'è, 3-4 anni che sei tornato? Tre anni e mezzo. Ti trovi bene a Roma? Oppure... Moltissimo, mi piace moltissimo, è la città più bella del mondo. Non c'è ombra di dubbio, è eccezionale. Poi io vivo in un posto, cioè vivo davanti al Campidoglio praticamente. Sì, infatti me l'avevi raccontato, quindi insomma vivi proprio nel centro del centro del centro di, sì, cioè, sì, di tutto. Vivo vicino a dove è nata la città praticamente. Esatto, cioè calpesti il pavimento di casa tua ha, non so, 3.000 anni di storia. Infatti il mio progetto è che prima o poi devo andare a vivere sul Campidoglio, cioè fatemi sindaco di Roma, non so. Sto scherzando. Però effettivamente è abbastanza, è impressionante questa città, è incredibile, nel senso la quantità inverosimile di cose meravigliose che si vede ogni 20 metri, che poi è proprio di tutte le città italiane, però qua è un livello esplosivo. Cioè, anche perché poi l'accumulazione storica, no? Basta entrare in qualsiasi chiesa e c'è magari, capito, un impianto romano proprio su un tempio pagano, che poi insomma c'è stato un rimaneggiamento nel Rinascimento, poi in età nel Settecento, insomma è barocco, quindi in realtà incredibile. Bene, ci vuoi far vedere qualcos'altro oppure ci salutiamo? Perché io ti faccio vedere l'ultimissima cosa, che è quest'altra, che è questo ciclo di... Sei tu quello che io, perché già è una cosa che io veramente sono molto molto contento. Devo dire che tutti gli ospiti che ho avuto in questo semestre, tutti molto assolutamente disponibili, quindi sai, siccome è sempre tempo donato, giusto, no, figurati, mi fa moltissimo piacere anche per una maniera appunto per parlare insieme, e spero che appunto chi ci sta seguendo possa anche essere interessato, mi auguro. Ah sì, poi se c'è qualcuno che ci vuole fare delle domande in chat, ben venga ragazzi. Teniamo gli ultimi, teniamo questi, se qualcuno ha qualche domanda da qua in poi rispondo volentieri. Sì. Questo è un lavoro enorme, immagino. Sì, questo è di 6 metri per 2,5. E questo qua l'ho portato appunto a questa mostra a New York, però anche questo è uno di questi lavori che faccio da molto, cioè è un ciclo di lavoro, un ciclo che è cominciato 6 anni fa, e praticamente è basato sull'idea appunto di questa possibilità che possiamo vivere oggi di rimettere insieme ciò che la modernità aveva separato per lungo tempo, che è la scienza da una parte e l'arte dall'altra. Queste due cose non si sono più incontrate. E praticamente oggi con attraverso CGI e tutte queste cose qua riusciamo a riportare queste due cose insieme. Allora qua da una parte c'è Werner Heisenberg che sta disegnando i suoi calcoli quantistici, è il padre del principio di indeterminazione, dall'altra parte invece c'è Pollock, però le due cose così diverse si assomigliano nel non essere comprensibili in nessun modo a
chi non è dentro. A chi non è dentro, capito? Allora, praticamente questa invece inserzione appunto su questo asse verticale di queste figure prodotte geometricamente con le stesse modalità per cui si producono queste forme molto complesse, il vecchio mazzocchio di Paolo Uccello, praticamente porta il risveglio di tutte queste figure che sono praticamente il nostro cervello, che si dovrebbe risvegliare, proprio perché dei concetti complessissimi che matematicamente sarebbe molto difficile riuscire a comprendere, invece dal punto di vista istintivo, dal punto di vista, cioè, ritornano a essere possibili da essere compresi in termini istintivi, praticamente, proprio perché queste forme le puoi vedere, mentre prima erano delle formule matematiche, le puoi toccare, perché puoi stampare queste forme geometriche, per cui, come dicevo prima, le nostre mani dentro l'argilla, no, cominciano a fare firing tutti i neuroni. La stessa cosa succede nel momento in cui delle idee che fino a quel suo momento non riuscivi a comprenderle, te le trovi davanti a te, le puoi cominciare a gestire dal punto di vista proprio sensoriale, diciamo. Ecco, per cui è possibile una grande avanzamento praticamente, un grande ritorno a un equilibrio della mente, del corpo e queste cose, che per me è l'unica forma di avanzamento possibile, che è il raggiungimento dell'equilibrio. E cioè, io spero che finalmente si esca da questa ansia del progresso inteso come continuo superamento per arrivare invece al vero progresso, che è l'equilibrio delle varie aree del cervello, del corpo, che diventa un'unica cosa, finalmente non c'è più questa separazione. Beh, però in questo lavoro c'è un superamento virtuosistico del tuo lavoro, cioè, perché non so, quelle architetture lì che hai dipinto, devi essere proprio stronzo per dipingerle. Sì. Avete sfruttato proprio stronzo, perché l'ho fatto dipingere a un assistente queste. Ah sì? No, perché non c'era tempo. No, proprio comunque da stronzi, proprio è terribile. Però li ho dipinte a mia volta, adesso ve li faccio vedere. Cioè, prima io le ho dipinte, poi ho visto che si può fare, ho detto a questo assistente, allora le dipingi, ho fatto vedere come si fa. Allora, questi invece sono frames da una app che ho elaborato, con la quale si entra dentro al quadro. Ah, ok. Praticamente, vedete le figure, no? Sono esattamente le stesse, questo qua. Si può girare dietro la stanza. Esatto, si entra dentro la stanza e tu entri dentro e vedi che c'è il quadro di Malevich. Dall'altra parte, vabbè, non lo vedi qua, c'è il dipinto di Pollock sul pavimento, c'è un'altra immagine, ci sono delle porte che un giorno forse si apriranno, per adesso non si aprono, poi guardi in alto, vedi questo, ma poi se vai più al centro, guardi ancora più in su, vedi che c'è anche un'altra forma geometrica, guardi il buco sotto, c'è un disegno, insomma, poi ho fatto delle sculture, ho fatto una scultura, per esempio, su questi corpi al centro li ho aggregati in un modo diverso e li ho realizzati in questo modo, come una specie di blog di figure, di blob di figure, e da cui ho ricavato anche dei quadri, e questi quadri qua li ho chiamati cosmogonie, perché derivano tutti da questo quadro nero, dove praticamente questo quadro nero vuole richiamare volutamente Malevich, l'annullamento di tutte le immagini possibili in questo nero, però io dico, dopo un secolo da quando Malevich ha fatto quel dipinto, se noi andiamo a guardare veramente dentro questo nero, non è che è tutto nero, cominciano a affiorare di nuovo immagini. Ci sono delle crepe. Lo spazio comincia, capisci, comincia a riorganizzarsi e si sta riorganizzando in termini geometrici, che sono quelli dei mazzocchio di Paolo Uccello, che però appunto per questioni tecniche oggi diventano sempre più complessi, fino a diventare forme organiche praticamente, per accumulazione di poligoni. Per cui insomma noi stiamo uscendo da questo nero che è stato il nero della modernità, praticamente il nero dell'eliminazione di tutte le immagini. Quelle sono delle cosmogonie. Questi sono questi altri dipinti che invece dove li ho fatte io, con le forme geometriche maledette. Queste qui. Ah, queste le fate tu, quindi dai. Queste le fate io, tu completamente. Non ho non hai demandato. No. E questi qua fanno sempre parte di questo ciclo di lavori, e queste invece sono delle specie di sculture dove praticamente sempre attraverso il telefono o la tablet tu guardi queste scritte, che sono Filippo Brunelleschi, eccetera, eccetera, e compaiono delle immagini, compaiono delle sculture, sculture virtuali praticamente. E questa qua invece è la mostra, allora queste qua le ho mostrate a Copenaghen, alla galleria dove lavoro, e queste qua invece è la mostra che ho fatto a New York, dove ho messo insieme tutti quanti questi pezzi.
E li avevi dipinti già in Italia questi lavori qua? Li ho dipinti in Italia. La mostra l'ho fatta a ottobre, l'ho dipinto tutti in Italia, la scultura è stata stampata a Hong Kong e poi appunto ho spedito quanto là. Ma cosa fai in questo caso su formati così grandi? Riesci a stellaiarle e rimontarle in sede oppure viaggiano? Sì. In questo caso abbiamo fatto così, poi vabbè, se ci fossero più soldi ne metti una cassa, però effettivamente questo comunque è un quadro fatto su tre pannelli. Sì, però sono comunque, è anche comunque abbastanza sì, grande, comunque se ogni pannello è, sai, 2x2,50. Senti, ma è tutto, è, cos'è? È olio su lino? Olio su tela di lino, sì. Sì, ok, ok. Sì. Hai delle preferenze per, cioè te li fai tu i colori oppure... No. Non sei a questi livelli qui di... Facevo una volta, facevo quando avevo... nei miei 20 anni facevo tutto quanto da solo. Vabbè, come dire, ho imparato, ho capito, però adesso basta, perché altrimenti sì. No, sennò diventa un lavoro veramente ancora più... Già è assurdo di per sé nelle sue... No, diventa una follia. No, io... questo, per esempio, era lo stesso l'inizio del progetto, anni fa, a Toronto, a questo Nuit Blanche, una specie di festival di arte contemporanea. E allora lì non avevo presentato il dipinto, avevo presentato la stampa del modello 3D. Ok. Da cui poi dopo ho fatto il dipinto. Ovviamente il dipinto poi ha fatto tutta una serie di variazioni ed è interessante raffrontare la stampa col dipinto perché vedi la quantità infinita di dettagli in più che nel dipinto si riescono a inserire, mentre invece la stampa a un certo punto comunque quanto anche quanto come dici tu come cerchi di farla più definita possibile, ad alta definizione possibile, comunque i dettagli sono molto molto più offuscati, diciamo, rispetto al dipinto. Anche solo da questo punto di vista è interessante vedere il paragone fra le due immagini. E niente, qua era questa qua è una di queste app, è l'app come si apre nel mentre guardi il dipinto. Ovviamente il dipinto fa scattare delle cose. Questa era praticamente questa situazione appunto a Toronto. È così, insomma. E questo qua è un progetto che appunto probabilmente porto in Italia fra un po'. Adesso vediamo se la cosa va in porto. Ecco, io avrei concluso. Io, guarda, se non, vediamo se ci sono qualche domanda, chi è che vuole fare qualche domanda lo può fare adesso. E intanto ricordo a Michelangelo se può mettere in chat il modulo per cortesia per le presenze. E, vabbè, io mi sembra che... No, non so se ci sono. Allora, vado un po' alla parte conclusiva. Io intanto ti ringrazio della tua estrema... disponibilità, Nicola, veramente è stato un piacere e soprattutto è anche tanto tempo che non ci facevamo più una chiacchierata. No, poi voglio dire, adesso poi prima eri in America, adesso sei qui, quindi voglio dire, poi io per caso sono nato a Roma, quindi è vero, me l'avevi detto. Quindi insomma, adesso che magari si sta andando in una situazione di tranquillità sanitaria, magari cercheremo anche di vederci. Ce lo toglie che, visto che Urbino ospita uno dei più eccezionali dipinti di Paolo Uccello, che è il miracolo dell'Ostia profanata, insomma, oltre ad altri capolavori, quindi magari rinnovo insomma l'invito di poterti anche ospitare fisicamente in Accademia. Dai, sarebbe bellissimo, mi farebbe tantissimo piacere, perché è una città meravigliosa, una delle più belle del mondo, per cui... una delle più belle d'Italia e quindi del mondo, e quindi vorrei veramente vederla di nuovo dopo tantissimo tempo che non l'ho vista. Bene, allora io ti ringrazio di nuovo e noi ci salutiamo. Va bene. Va bene. È stato moltissimo piacere. Anche a me, veramente. Ringrazio tutti e alla prossima. Ciao Nicola. Ciao.